L'Ungheria ha incoronato il quinto vincitore in questa Master League 2023-2024, che corrisponde al nome del campione uscente Jacopo Rokita, che accorcia così sul distacco dalla vetta di 15 punti rispetto a Fabio Surname, tre volte sul gradino più alto del podio quest'anno, insieme a Drago Di Vitato, che torna proprio nell'appuntamento di Spa, il decimo di questa stagione, per ridurre i punti persi e andare a impensierire ancora più concretamente quella che è la leadership di un pilota che quest'anno ha sbagliato veramente poco. L'errore è arrivato solamente settimana scorsa in Ungheria, con una pianificazione strategica che alla fine era riuscita a rimettere la gara sulla sua giusta via, ma poi nel finale una penalità, un drive-thru arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha abbassato quelle che erano le aspettative, quello che erano le sorti di un buon piazzamento nel finale di Fabio Il Surname. Dal sottoscritto Matteo Congiu vi auguro una buona serata, vi faccio il benvenuto in questa live dove sarò accompagnato ormai dall'esperto Raffaele Iroscidelli, in veste sia di commentatore che di regista. Buonasera M, buonasera DG, buonasera a tutta la Master che si ritrova nell'Università della Formula 1. Buonasera chat, fatemi sapere a livello audio come siamo messi con i volumi, se il gioco sovrasta le nostre voci, se siamo un po' bassi, insomma. Vi leggo, vi osservo. Il grande fratello punta il suo occhio sul tracciato di Spa e abbiamo anche una novità, perché dalla direzione gara non sarà presente questa sera il consueto Marco Luconi, ma torna Andrea Badolato. Ciao Andre. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo già in qualifica, 11 minuti ancora da scorrere sul cronometro, i piloti stanno iniziando a varcare quelle che sono le strade, l'asfalto del circuito di Spa-Francorchamps, immerso nella foresta dell'Ardenne. Rientra in questo caso ai box Davide Trane dopo il suo esordio settimana scorsa in quel di Ungheria, che ha visto percorrere qualche giro al pilota in Alfa Tauri, poi una partenza non fortunatissima ne ha ovviamente pregiudicato quelle che potevano essere le sorti del suo Gran Premio. Rientra in box anche Mike Maia con la sua Aston Martin, rimane in pista invece Giove, che a breve allora andrà a far segnare il suo primo giro lanciato, mentre esce The Box proprio in questo istante la McLaren di Sdem, ancora secco di vittorie quest'anno, come dicevamo 5 piloti ad essere stati incoronati con il massimo bottino. Si fanno riferimento a Marco Gamu in un'epica Silverstone, tre volte Drago Evitato così come Fabio Surname, una volta invece Shumi Legend, così come settimana scorsa la prima volta di Jacopo Rokita in questa stagione della Master League, che fino a quel momento non avevo sorriso al campione uscente della Master, che aveva incontrato non poche difficoltà in questo avvio di stagione, poi è stato un crescendo, ha messo segno delle solide prestazioni e è riuscito a limare quelle che erano le criticità di un gioco forse diverso da quello del 2022, si è riportato a distanza di tiro rispetto a quelle che sono le posizioni più ambite. Ora secondo in classifica, dietro di sé a soli 5 punti Luigi Di Legge e Torre Rivale, ma i suoi occhi sono già puntati ovviamente su colui che guida questa classifica generale, il nome è ben conosciuto Fabio Surname, tre volte come dicevamo vincitore quest'anno, un piccolo errore settimana scorsa che gli è costato sicuramente un altro piazzamento e gli ha fatto perdere bene 10 punti nella classifica generale, mentre adesso siamo con Fit Flaminio alla bus stop. Arriva lui con la sua Red Bull, quest'anno senza podio al momento per il pilota navigatissimo nella Formula 3 Team, colui che ha più presenze, più di 200 presenze all'interno del sito, dunque uno dei veterani di questa Lega ormai, che da anni ci delizia con le sue prodezze in gara. Transita sul traguardo valevole per il secondo tempo di 5 decimi alle spalle di Davide Trane, che si è messo in pole position virtuale con un primo 41.4, molto vicino, molto simile soprattutto a quello che era il crono di Giovi su Haas, che paga pochi millesimi in più rispetto a quello che è il crono di Flaminio. Una qualifica dove stiamo dando un po' di spazio anche ai piloti che magari non sempre sono state sotto le luci della ribalta in questa prima parte della stagione. In realtà siamo già essenzialmente nella seconda metà, nel mentre che scorre in sovrimpressione la classifica piloti e in questo momento la classifica costruttori. Presente Davide Trane, come ben detto, dopo l'esordio la scorsa settimana, sempre in pista come wildcard in Alfa Tauri. C'è da segnalare che in Williams Patrick Speri ancora una volta torna a sostituire un kartista un po' ammaccato sotto questo punto di vista. Torna in pista anche Vampyr in Mercedes a sostituire un Manuel un po' assente ultimamente. Speriamo insomma riesca anche lui ad organizzarsi e tornare oggettivamente in pista. In McLaren scende di nuovo in pista, ancora una volta parlando di queste ripetizioni, il Tia Prince, dopo aver corso la scorsa settimana in Pro League, la categoria nella quale lui milita da pilota ufficiale, scende in pista come pilota ufficiale, terzo pilota McLaren. E infine c'è da segnalare in Alfa Romeo l'ufficializzazione dell'abbandono del campionato da parte di Lele Salva, che purtroppo per motivi personali non potrà proseguire questa sua avventura in Master League. Certo, è il secondo anno consecutivo che abbandona la Master per motivi personali, è un gran peccato perché
al suo anno d'esordio in Pro League era assolutamente in zona DRS con Fabio Surname, quindi poteva esprimersi davvero molto bene anche in queste due master. Speriamo, insomma, in un futuro che al solito riesca a sistemare tutto quanto nella sua vita privata e poi riprendere il fantomatico scatolone marchiato Formula Italian Team, che insomma torna ogni tanto ad essere spolverato da alcuni piloti. Fa piacere, insomma, è bello che prima di tutto bisogna mettere ordine nelle proprie vite. Va in pole position momentanea intanto alla Chicesco. Stavamo seguendo Mick Mine, il suo compagno di scuderia è andato a far registrare un'ottima prestazione per un Cesco che dall'Austria essenzialmente è sbocciato oggettivamente nelle sue prestazioni. Sarà una qualifica abbastanza intrigante, dovremo tenere d'occhio chi cercherà di salvare quanti più treni possibili di gomma, poiché ieri in Pro League le varie safety car hanno falsato le strategie. Nel paddock si parlava di una doppia sosta, gialla gialla rossa oppure gialla rossa rossa. È un po' tirata con la rossa, si fatica dal dodicesimo giro in avanti, ma potrebbe essere una scelta intrigante. A livello di meteo, quello che vediamo in qualifica potrebbe essere anche ciò che vedremo in gara, con una pista essenzialmente totalmente nuvolosa. Tra l'altro in qualifica potremmo anche assistere ai primi giochi di strategia in termini di compagni, magari Z Pro Mauro potrebbe aiutare J Sport a fargli guadagnare qualche chilometro orario in più sul dritto, sul lunghissimo Kemmel Straight. Ovviamente è una pianificazione che deve essere fatta nei minimi dettagli per evitare di infastidire poi il pilota che incorre, però potrebbe essere sicuramente uno dei topics che potranno essere sviscerati nelle fasi più successive della qualifica. Ovviamente attenzionati, non sono altro che il recente vincitore G-Sport, che adesso si piazza in settima posizione a 3 decimi e 36 millesimi di ritardo rispetto alla vetta. Luigi Di Legge, che ancora deve mettere a segno un cronovalido, mi sembra che sia nelle ultime fasi del suo giro, mentre vediamo come i piloti che hanno già messo a segno un crono iniziano a migliorarsi. Ci riferiamo anche a Vampir, che sta per transitare sul traguardo, ci riferiamo così come anche a Z Pro Mauro, che nel primo settore riesce a limare qualche centesimo rispetto alla sua migliore prestazione messa a segno in quel tratto di pista. E inoltre devo dire che la recente prestazione di Davide Trane è molto positiva, comunque è un pilota che ha messo a segno il crono nelle prime fasi, adesso dovrebbe aver già fatto segnare anche il suo secondo tentativo, correggimi se sbaglio Raffa. Ad ogni modo si trova lì con Lucky Cesco e ha rifiato qualche centesimo a Fabio Surname. È vero, mancano ancora 5 minuti abbondanti in questa fase di qualifica, però sicuramente un primo segnale positivo. Anche in Ungheria aveva ben figurato in qualifica, soprattutto nei primi attimi, poi nel finale ovviamente le condizioni climatiche si erano rivelate avverse e facilmente mutevoli, quindi non ha potuto sfruttare la massimo quella che erano le condizioni in piena evoluzione della pista. Mentre transita sul traguardo in questo istante Z Pro Mauro, ultimi metri per lui all'interno di questo primo giro lanciato, transita e schiude in nona posizione alle spalle del compagno di squadra, soprattutto alle spalle anche di Vampir. Da notare anche che i primi 13 piloti che si concludono con Drago Livitato, che ha bisogno sicuramente di fare meglio rispetto a questa tredicesima posizione virtuale, sono racchiusi in meno di un secondo, parliamo di 739 millesimi, quindi ancora una volta questa Master dà l'ennesima manifestazione di una competitività pardon, molto serrata. Sì, è un po' il leitmotiv essenzialmente gli ultimi 5, anche 6 anni di Master League, con i piloti estremamente vicini in qualifica. Quest'anno il pacchetto a centrogruppo lo è ancora di più, ma a centrogruppo essenzialmente dalla seconda posizione a scendere. Poi ultimamente non c'è stato più questo dominio, c'è stata una fase di campionato con 3 pole position consecutive per Fabio Surname, dove oggettivamente aveva dato uno strappo in qualifica per poi in gara, tra virgolette, venir contenuto dal DRS, ma personalmente la stagione di Fabio è la gara che ha fatto a Jeddah, perché lì è stato impressionante. Certo, c'era da sfruttare e fidarsi del proprio setup nell'andare così vicino ai muretti alla seconda, terza gara del campionato, quando hai tutto da perdere. Magari ci sta anche che gli altri piloti fossero tenuti qualcosa nel taschino, ma lì la fiducia di Fabio nella guida, la fluidità che ha dimostrato in quel frangente, è personalmente una bella fotografia del tipo di pilota che ha fatto il Surname in una pista essenzialmente di DRS. È riuscito a scrollarsi tutti di dosso, andar via anche le varie safety car, insomma non hanno fermato la sua corsa. Molti piloti ai box, la scelta di Davide Trane, così come mica mai, di fare già 2 treni sulla gomma soft, avrà ovviamente anche la possibilità di fare 2 run sulla stessa gomma soft, quindi non è così chiara o almeno cristallina la situazione da leggere. Però per alcuni piloti, così come ad esempio Di Legge e Tia Prince, è sicuro che andranno in gara con almeno 2 set di gomma morbida nuovi, visto che non hanno ancora fatto registrare nessun tempo cronometrato. Per il momento Di Legge è ancora ai box, probabilmente scenderà quando mancheranno 2 minuti e 30, forse qualcosa di più per uscire comodo, non si sa mai che magari si va ad ostacolare con Gano
diversi in settimana non sono riusciti a prendere la bandiera o non sono riusciti a passare sul traguardo prima dell'esposizione alla bandiera a scacchi, e quindi potrebbe essere un problema questo a livello di timing. Bisognerà organizzarsi bene, pista che evolve tantissimo, quindi è fondamentale, quasi come se fosse una qualifica da intermedia, con la pista che si va ad asciugare, è fondamentale passare pochissimi secondi prima dell'esposizione alla bandiera a scacchi. Seguiamo un Bigno che anche lui ultimamente nelle prestazioni è sbocciato, così come dicevamo in presenza per Cesco, diversi podi recuperati da parte del pilota Williams, che va a caccia della prima vittoria in Master League. Lui l'anno scorso vinse su questa pista in Belgio una gara dove sotto questo punto di vista dimostrò i muscoli in una Sport League, sì, al 50%, quindi meno giri, ma fu davvero esemplare la prova e soprattutto la facilità con la quale riusciva ad accendere la gomma. Si trova in questo momento un'ottima scia da parte del suo compagno di scuderia Patrick Sperry, un saggissimo pilota, insomma, magari non bella come definizione, cioè non così lusinghiera come definizione per un Patrick Sperry che insomma è davvero esperto sotto questo punto di vista nel lavorare bene, ecco, nella questione strategica. Molto bravo anche Bigno qui alla strada della bus stop, una delle più difficili immagino di questa stagione, poiché ci si arriva con fortissima velocità, ancora di più con la scia offerta gli da Patrick Sperry. Grande sovrasterzo anche forse per esultare per questa pole position fatta registrare. È il primo dei piloti in settimana, credo, che riesce ad andare sotto il muro dell'1,41 e lo fa per solo un millesimo. Grande da parte della Williams di Bigno, che è stato sapiente, bravo, molto astuto nel evitare il bloccaggio alla bus stop. Aveva molta più velocità rispetto al solito con la scia del compagno di squadra ed è riuscito a non farsi tradire da questa ingordigia nell'andare a portare più tardi possibile la frenata. E la strategia alla fine si è realizzata, l'abbiamo visto, una scelta strategica da parte della scuderia Williams. Vedremo se qualcun altro andrà a replicare questo tipo di metodo, ma dubito, anche perché i piloti sono tutti nella loro fase di uscita, nel loro giro di uscita, più o meno credo tutti abbastanza allo stesso livello. Vediamo come dalla minimappa il circuito sia ormai piuttosto denso, le vetture occupino l'ampia superficie, i 7 km del circuito belga. Il primo pilota che adesso andiamo a seguire è Shumi Legend, recente vincitore anche lui nel Gran Premio di Bahrain che si è svolto tra la quarta e la quinta tappa di questa stagione, in quanto purtroppo i server EA non erano disponibili nel debutto ufficiale della Master, che dunque ha iniziato il proprio percorso nel 2023 e nel 2024 all'interno del circuito australiano di Albert Park. Siamo anche con Marco Ganu, compagno di squadra di Legge, che è attualmente nel suo giro d'uscita, quindi potrebbe magari concretizzarsi per la scuderia Ferrari un tipo di scelta simile a quella che abbiamo visto per la Williams, ovvero un aiuto da parte di Gano nei confronti di Legge con la scia verso l'ultimo tratto di pista, quello che conduce a Blanchimont e poi alla bus stop. The Sport intanto anche lui si è lanciato. Adesso andiamo a dare un occhio a quelli che sono i primi intertempi che ci vengono forniti dalla telemetria del gioco targato Codemasters. Si migliora Marco Gano nel primo settore, così come anche Sdev, 29.6 contro il 29.7 di Marco Gano, 40 millesimi meglio per il pilota McLaren in quel tratto. Fa similmente a Sdem anche J-Sport, 29.685, così come Shumi Legend, 29.683, 2 millesimi tra Shumi Legend e J-Sport, tutti piloti molto molto simili al primo settore, perché del resto presenta solamente una curva, quella della Source, la Rouge viene percorsa come di consueto in pieno, i piloti sterzano a malapena anche quello che è l'angolo volante, quindi veramente molto molto facile quel tratto di strada con le vetture moderne. Ovviamente è un discorso differente per quelle che erano vetture di precedente generazione. Finisce la qualifica come per Luca Bigno e per Anlaticesco, che si situa adesso a 282 millesimi di ritardo. Transit sul traguardo in questo istante Shumi Legend, terzo per lui, dietro ad Anlaticesco, 324 millesimi di distanza rispetto al leader, ma fa meglio Drago Livitato, che strappa la pole position a Luca Bigno, mette a segno in primo 40, 960, rifila 39 millesimi a Luca Bigno. Transitare adesso sul traguardo anche la Ferrari di Marco Gano, che si piazza in sesta posizione. Attendiamo l'arrivo di Sdem sul traguardo, si migliora nel primo e nel secondo settore, quasi 5 decimi di miglioramento rispetto al proprio tempo, potrebbe essere una pole position. È così, 40, 957, solo 3 millesimi rifilati a Drago Livitato, una McLaren si piazza davanti a tutti, arriva sul traguardo G-Sport, solo sesto per lui, Fabio Surname, il grande atteso, non ha posizione al momento, bus stop per lui che arriva, evita il bloccaggio, imposta bene la traiettoria, ha bisogno di partire il più avanti possibile, anche perché adesso è stato declassato in decima posizione, arriva sul traguardo la Formula D di Fabio ed è solamente quarto, seconda fila alle spalle di Luca Bigno e alle spalle soprattutto di Drago Livitato, suo rivale in campionato, che adesso si è attardato un po' di più per le due assenze accumulate nel corso di questa stagione. Di Legge riesce a fare sesta posizione alle spalle di un Divampir veramente molto in forma, che piazza in quinta casella la Mercedes, che raccoglie un ottimo risultato con i suoi due piloti. Riesce anche Giovi
a tirare un ultimo colpo di rene, un ultimo salto, un'ultima spinta in là, si piazza in quinta posizione. Attendiamo poi l'arrivo di Tia Prince e di Davide Trane che aveva occupato le migliori posizioni possibili nelle fasi iniziali di questa qualifica. Adesso paga 435 millesimi rispetto alla pole position, ma non credo che sia più in un giro valido. Andiamo a vedere gli intertempi del pilota Alfa Tauri, che in questo caso appunto non vengono segnalati, quindi credo che anche per Davide Trane sia terminata qui la qualifica. Dunque dovrebbero essere questi i risultati definitivi della qualifica del Gran Premio di Spa-Francorchamps, valevole per il decimo appuntamento della Master League 2023-2024. Sigla la sua pole position SDAM Simone Fracchiolla, una delle tante che ha messo a segno. Manca solo la vittoria in questa stagione per andare a consolidare quello che è un potenziale enorme di un pilota che ha dimostrato una grande crescita nelle ultime annate e che dunque meriterebbe di ottenere questo riconoscimento, soprattutto anche dal punto di vista del morale, soprattutto per far sorridere maggiormente la propria classifica piloti, ma anche quella costruttori, dove la McLaren deve assolutamente raccogliere altri risultati. Una gran bella zampata anche da parte di Vampir, lo avevo notato in quarta posizione e poi è arrivato il miglioramento di tutto il resto della carovana. Buono anche Joey davvero sul finale. Non ho fatto caso se il Tia Prince sia riuscito a dare la scia a Stem, mi erano parsi lontani nella minimappa, però poi l'ho trovato che rallentava, quindi non so se c'è stato alcun misunderstanding, un errore per il Tia Prince. C'è stato sicuramente a Pucon per la Alfa Tauri con Davide Trane, mentre ecco per il Tia Prince non ho notato se semplicemente non è riuscito a fare il tempo o ha avuto un giro annullato. Di legge, tentativo secco settimo, non è così male perché la pista era in continua evoluzione, quindi poteva andare decisamente peggio. Guarda lì i distacchi, sono tutti lì essenzialmente, soltanto 42 3 millesimi a separare la prima fila e poi tutti nel secondo, no, 2-1 per trovare Tia, che non è, ecco, come detto, riuscito a fare l'ultimo tentativo, e Patrick che magari si è messo con il carico di carburante al massimo per far ritmo, sarebbe un 56 come ritmo gara all'inizio, non sarebbe male, quindi non, magari ha lavorato sotto questo punto di vista il buon Patrick Sperry. Intanto, dando un'occhiata a quelli che sono i risultati, il miglior settore per il primo intertempo appartiene a Drago Di Vitato, molto molto simile a quello di SDAM. La novità l'abbiamo per il T2, che va nelle mani di Anacchicesco, lui ottavo in qualifica, riesce a migliorare la prestazione in assoluto in quel tratto di pista, 43-2, tutti gli altri sono sul 43-4, quindi un'ottima prestazione di Cesco nel T2, che poi però non trova continuità all'interno dell'ultimo tratto, dove sigla un 28-1 contro il 27-7 di Luca Bigno, la scia del compagno di squadra in quel tratto, la scia di Patrick Sperry, e nell'ultimo settore gli è valsa praticamente due decimi contro la concorrenza, una distanza abissale rispetto alle altre prestazioni, ma non è bastata per assicurargli la pole position, che gli è sfuggita solamente per 42 millesimi, quindi veramente un'inezia. I primi tre era chiusi in un fazzoletto, si prospetta veramente una gara molto entusiasmante, Raffa. Sì, assolutamente. Ovviamente il DRS sarà fondamentale, quindi non aspettiamoci troppa lotta, a meno di un pilota che insomma decide di far saltare il banco e diventa decisamente più aggressivo. Sarà una gara di trenini, fondamentale quindi tirarsi, non esagerare, soprattutto nella prima parte quando si andrà sulla gomma rossa. Ecco, io personalmente sono curioso di capire chi vorrà fare una doppia gialla e la singola rossa, e invece chi vorrà fare una singola gialla e due rosse. Di legge, avendole salvate in qualifica, potrebbe puntare a quest'ultima, a questa seconda opzione. Gli altri tutto sommato hanno almeno utilizzato due treni di gomma rossa, o forse uno facendoci due tentativi, quindi consumandola decisamente di più. Sarà anche una gara segnata dalle safety car, perché ieri in Pro League ne abbiamo viste 4, mi pare, o 3 o 4, e le barriere sono molto vicine, le velocità medie altissime, quindi è facile commettere un errore, soprattutto ad inizio gara con il carico di carburante, e quando invece nel finale distinta la gomma intorno al 12° giro comincia a mollare il pilota, tanto sotto sterzo che subito diventa sovrasterzo, e a queste velocità è davvero difficile evitare anche l'impatto contro le barriere. E intanto andiamo a vedere anche la starting grid, se è disponibile, e quello che notavo è che comunque Cesport è undicesimo, forse avrebbe dovuto migliorare un po' di più quel giro. Adesso si trova a partire fuori dalla top 10, lui che quest'anno in qualifica non ha mai trovato un grande feeling, dovrà fare una gran partenza. Ecco che veniamo allora alla griglia di partenza del decimo appuntamento della Master League, con la 17ª posizione di Patrick Sperry, che esattamente non ha messo a segno un crono, ha deciso di rimanere un po' più nella zona neutra per risparmiare più treni possibili. Ottava fila con Tia Prince e Mike Mai su Aston Martin in 15ª piazza. Passiamo poi a Zeta Promauro e Marco Ganu, recente vincitore in questa Master League, che partiranno dalla settima fila. Saliamo ai margini da top 10 proprio con il sopracitato J-Sport VR46, che manca l'ingresso nelle prime 10 posizioni, e Davide Trane che si trova 12esimo.
diritto nei primi 10 con Flaminio, Eshumi Legend e Nono, ma tutta la compagna di squadra credo per la prima volta in questa stagione in qualifica. Alakicesco, una buona qualifica per lui insieme a Di Legge, che riesce comunque a mantenere la settima posizione. Terza fila per Dvampir, grandissima prestazione per lui in qualifica, accompagnato poi da Giovi in quinta casella. Andiamo nelle posizioni poi più calde con il leader di classifica Fabio Sorremi in quarta posizione, accompagnato da Luca Bigno con una grande strategia con il compagno di squadra Patrick Speri, mentre poi prima fila con Drago Levitato, la pole position di un fantastico Sdem che ha bisogno di ritrovare quel ritmo, quella fiducia che lo aveva contraddistinto nelle fasi finali della stagione precedente, in cui aveva raccolto 3 vittorie in pochissime gare, mettendo a segno anche più vittorie consecutivamente. Siamo all'interno del T3, proprio in queste fasi siamo passati all'interno dell'ultimo tratto del circuito di Spa-Francorchamps, dopo quella che è la curva del campus, giusto Raffa? O no, Stabile, non mi ricordo benissimo, devo andare a ripassare quelle che sono le zone di Spa-Francorchamps. Ad ogni modo, la strategia potrà rappresentare qui una variabile, come dicevi tu, il DRS sarà probabilmente l'elemento da tenere più in considerazione, da curare nei minimi dettagli per evitare di incappare in situazioni più complicate. Un bordo adesso anche con Luca Flaminio, come dicevamo nella qualifica, ancora secco i podi per lui in questa stagione, alla ricerca di un risultato nelle prime 3 posizioni, anche per andare a suonare un po' la carica in quella che è una classifica in cui la Red Bull non può sorridere in maniera completa. Ecco dunque che tutti i preparativi sono per essere, appunto, stanno per essere ultimati. Credo che non ci siano grosse sorprese per la scelta della gomma, giusto Raffa? No, tutti quanti su gomma gialla, come è previsto. Il primo stint è su gomma gialla per qualunque strategia si voglia fare. Comunque, completa omogeneità di mescola all'inizio dello spegnimento dei semafori per i vari piloti. Sta arrivando in questo istante Patrick Speri anche ad occupare il suo posto sulla griglia di partenza. Dunque, i preparativi sono ultimati per l'inizio di questo 10° round della Master League. Pole position a parte di Sdem, solamente 4° Fabio Surname, 7° Di Legge e 11ª posizione per Gesport. In questa classifica può sorridere Drago Levitato, che ha un buon margine per fare meglio dei rivali. Le luci si accendono a breve lo spegnimento per decretare l'inizio del round di Spa-Francorchamps, che parte in questo istante con un buono spunto di Sdem, forse migliore anche lo spunto di Luca Bigno, che potrebbe insidiare Drago Levitato, che si fa all'esterno alla Source, protegge bene la traiettoria Sdem. Vediamo che si infila invece la Williams di Luca Bigno, che è pronto a prendere la posizione nei confronti di Drago Levitato, che non può permettersi di perdere questa casella se vuole proteggere i punti che guadagnerebbe in classifica nei confronti di Fabio Surname. Rimane secondo Drago Levitato, mentre dietro Bagar, tra l'As di Giovi e la Formula di Fabio Surname, che alla fine la spunta, riesce a rimanere in quarta posizione. Vediamo tanti cambi di posizione anche ai danni di Alakicesco, che vede essere sorpassato da parte di Eshumi Legend. Ancora Bagar qui tra Sdem e Drago Levitato, che si trova a dover difendere l'esterno. Contatto con Luca Bigno, si gira Drago Levitato alle comb, colpo di scena, perde posizione anche Luca Bigno, sale in seconda casella Fabio Surname, così come terzo anche Giovi. Una catastrofe da parte di Drago Levitato, che pensava di recuperare punti, invece adesso si trova in ultima posizione, cerca di difendersi ancora in questo caso Luca Bigno, che deve ovviamente guardarsi specchietti da parte di un Vampir molto arrembante, potrebbe aver accumulato danno in quella circostanza la Williams. Grandissimo colpo di scena proprio nelle prime fasi del Gran Premio di Spa-Francorchamps. Champ, ce lo si poteva aspettare. In fondo al Climb Straight la scia è una cattiva nemica. Amaramente è ciò che in settimana avevo notato troppe volte, un po' insomma, ho fatto un po' di scouting per capire cosa poter non fare qui a Spa per prepararmi, insomma, la settimana di campionati fit. Le comb, si arriva con un risucchio di scia incredibile nel primo giro, tanta fame, tanta voglia di far bene. È arrivata questa toccata leggera da parte di Bigno alla posteriore destra di Drago Levitato, che è subito andato in testa coda. Fortunatamente il ghosting ha funzionato, perché era rimasto in piena traiettoria, sarebbe stata una carambola con 4-5 vetture coinvolte. Sì, il contatto è stato proprio minimo, l'abbiamo visto live, eravamo puntati su di loro con le telecamere, il contatto è stato leggero. Intanto vediamo qui azione in pista tra Davide Trani e Flaminio che perde momentaneamente la posizione a vantaggio dell'Alfa Tauri, che poi è ancora affiancata alla vettura gemella del team di Milton Keynes, continua a contendere la decima posizione con Luca Flaminio, che alla fine passa e dunque si rimette davanti, torna in 12ª posizione Davide Trani e si riaccoda. Probabilmente potrà avere una sua altra chance in fondo alla Climb Straight, dove abbiamo visto probabilmente avverrà la maggior parte dei sorpassi in questa serata. Molto bravo Zeta Pro Mauro, come lo vediamo dalla grafica in sovraimpressione, è stato il pilota a guadagnare più posizioni nel corso del primo giro, una abbonata sorpassando Drago Levitato in testa coda. Ovviamente Drago è stato il peggiore, ma per quel contatto insomma ne va a perdere 15 scattando dalla seconda posizione. Adesso comincia la fase di trenino, dove, per carità, questo giro bisogna ancora tirare e probabilmente l'ERS anche questo sarà un tema tra virgolette fondamentale, perché si riesce a recuperare abbastanza. Anche il primo del trenino non è costretto a forzare in ogni giro, riesce a recuperare anche quando va in deficit sotto questo punto di vista.
ma nei primi giri di solito chi tende a dare lo strappo, insomma, va ad utilizzare tanta parte ibrida e quindi tutti quelli che sono dietro, essenzialmente tutti e 16. Sebbene Drago, se riesce a rientrare su Speri, a tutti quanti li ha portati ancora, quindi non ha nemmeno riportato danni dal lifetime. Non è assolutamente finita la sua gara, come detto saranno 44-43, visto che siamo quasi alla fine del secondo e quindi 42, saranno ancora tantissimi giri molto lunghi. L'undercut anche qui è potente, visto che siamo nella pista più lunga della stagione, molto guidato il T2. Non è affatto da buttare per il momento la gara di Drago, considerando anche che insomma, un po' scara nei confronti di Bignu potrebbe essere pesante, quindi è già forse una posizione abbonata, o vedremo se sarà un contatto insomma di gara dal primo giro. Dovremo vedere i vari onboard dei piloti per farci un'idea, per fare alla direzione di gara, noi no, un'idea più definita. Questo va tutto a vantaggio di Fabio Surname, che risale di due posizioni, ovviamente guadagnato ai danni di Drago Livitato, che si trova il 17esimo, e ai danni di Luca Bignu. Entrambi hanno perso nel duello, in quel contatto. Ovviamente chi ha avuto la peggio è ovviamente Drago Livitato. Luca Bignu alla fin fine può anche ritenersi abbastanza fortunato. Intanto vediamo Bagar tra Tia Prince e Mike Mai, si affiancano sul TM Straight DRS abilitato, come ha decisamente comunicato la direzione gara. Possono sfruttarlo entrambi, infatti arrivano in staccata con la vettura di Mike Mai ampiamente davanti a quella di Tia Prince, che riesce a conservare la propria posizione, così come la conserva anche Fabio Surname, che in questa fase decide di essere un po' più conservativo nei confronti di Sdem, decide ovviamente di rimanere alle spalle del pilota McLaren. Diciamo, non c'è fretta per andare ad affrontare questo sorpasso, anche perché le chance di fuga sono comunque molto ridotte, difficile riuscire a scavare un soco importante in questo circuito. Due zone in cui l'acceleratore non viene mai rilasciata la pressione sull'acceleratore, quindi è molto difficile riuscire a guadagnare oltre un secondo nei confronti degli inseguitori. Fabio Surname può sorridere in maniera un po' più timida a J-Sport, è riuscito ad entrare all'interno della top 10 in queste prime fasi della gara. Per lui sarà ancora complicato comunque riuscire a mettere a segno altri sorpassi. Anche di Reggio è riuscito a guadagnare una casella, partiva settimo, ora sesto, ma comunque lontano da Fabio Surname, che all'attivo riuscirebbe a guadagnare più punti rispetto ai suoi rivali in campionato, quindi una posizione sicuramente molto più vantaggiosa quella di Fabio. Vedremo se adotterà delle scelte più timide, un po' più conservative, più autolimitanti, sfruttando questo secondo posto, se deciderà di andare all-in nelle fasi finali del Gran Premio. Ovviamente è molto prematuro parlarne in questo istante, però sono sicuramente dei pensieri che iniziano ad occupare la mente di Fabio il Surname. Giro veloce intanto per Flaminio, primo 46,7, attualmente il pilota Red Bull si trova in 11ª posizione, è riuscito a respingere le insidie di Davide Trane, che ora sembra una presenza un po' più placata, un po' più pacata alle sue spalle. Davvero splendida questa immagine con le vetture, i primi del serpentone che escono da Urush, nel mentre che gli ultimi del centro gruppo si vedono ancora lì tutti quanti molto vicini, così come Fabio in questo frangente. J-Sport va al sorpasso di Lucky Cesco, che tenta di resistere all'esterno delle combe, richiamo a sinistra che favorisce il pilota Aston Martin, ma ancora una volta verso destra per J-Sport, decide di non forzare e non calcare la mano. Fa lo stesso Ganu, sempre in quella zona, nei confronti di un Davide Trane che nel primo giro era stato gagliardo a mostrare i muscoli, insomma, ad andare ad attaccare una colonna del nostro sito come Formula Italian Team alla staccata della bus stop. Resistito bene Flaminio, forse fase di leggera flessione per Davide Trane, che anche qui potrebbe insomma far bene, nel mentre viene esposta la bandiera gialla, credo per Drago Lievitato, che nel tentativo di forzare alla no name è una zona dove è facile finire in testa coda, anche danneggiato l'ala sulla paratia di sinistra, quindi si complica ancora di più la risalita per Drago, che a livello di passo ovviamente abbiamo visto in precedenza la sua impressione, era lì con Stem, e la serata si allunga, la pista è estremamente lunga. A questo punto per lui c'è solo da aspettare, mettersi su una gomma credo gialla nuova, così almeno si risparmia le rosse per un finale dove eventualmente potrebbe rientrare con una safety car. Adesso è fondamentale mettersi su un ritmo comodo, non fare errori, evitare di essere doppiati. La pista è infinita, quindi ci si può permettere altri errori per finire in quella situazione, però anche a livello morale è importante farsi trovare lucidi quando potrebbe avvenire una neutralizzazione del GP. Anche perché, come hai detto tu, il passo c'era da Drago Livitato, quindi le opportunità, nel caso gli venissero offerte, sarebbero sicuramente sfruttabili da parte del pilota Mercedes a bordo di una W15 mutilata in parte per un danno strutturale a carico della sua monoposto. Vediamo se in questo frangente Fabio il Surname sarà più incisivo, si era avvicinato tanto in arrivo alla bus stop, si avvicina molto, anche in questo caso si apre a ventaglio, esce dalla traiettoria dove Sdem ha cercato di proteggere l'interno, ma ormai è passato. Dunque nuovo leader del Gran Premio Fabio Surname, prova a passare anche Giovi, ce la fa, dunque terzo adesso Sdem,
DRM. Alle sue spalle Luca Bigno, che si era reso pericoloso in ingresso alle combe ma ha deciso poi di desistere, sarebbe stato troppo complicato passare in quella circostanza, mentre Bagara credo ancora tra Davide Trane e Mike Mai, con Davide Trane che perde una posizione a vantaggio dell'Aston Martin proprio di Mike Mai, e credo che abbia perso una posizione anche a vantaggio di Marco Gano, che ora è dodicesimo. Dunque due caselle perse da parte del pilota Alfa Tauri, che dovrà mantenere la coda di questi piloti che l'hanno appena sorpassato per cercare poi di restituire il favore, mentre vediamo come si evolverà la situazione lì davanti, con un G-Sport molto vicino ad Anacchicesco, che a sua volta è molto molto vicino al diffusore della Haas di Shumi Legend, e soprattutto un'eventuale risposta di Sdema agli attacchi appena subiti da parte di Fabio e di Giovi. Un doppio sorpasso veramente tremendo, fatale, non ha lasciato tempo di replica all'ex leader, ormai che si è visto passare in pochi secondi da primo a terzo. Eh sì, era l'unico senza DRS, e soprattutto è stato molto bravo Giovi subito a star vicino a Fabio, a leggere la situazione fin dall'impostazione del Rocher de Jon. Ha capito che Fabio in quel frangente voleva attaccare, è subito rimasto ovviamente nella traiettoria ideale. Stem per tra virgolette lasciare strada al leader del campionato, ma anche per non perdere ulteriore tempo, si è fatto sull'interno. Subito Giovi è andato a occupare la posizione che Stem invece voleva recuperare nella traiettoria ideale, quindi si è trovato obbligato Simone Fracchiolla in vesti arancioni a dover alzare e cedere anche la seconda posizione a favore del pilota Haas. Spero per Trane riesca a trovare equilibrio, poiché forzare in quel frangente alle combe nei confronti di Mike Mai non è stato utile. Per un momento erano andati fuori dalla zona di DRS, quindi non ne vale la pena, insomma. Sono sì fuori dai punti, ma la zona punti è tutta lì, con il DRS ci si tira, non c'è bisogno di forzare magari troppo la mano in questa fase. Con il carico di carburante credo non si stia trovando a suo agio, ha perso 2-3 posizioni. È più comodo, insomma, mettersi un po' più indietro nel trenino, riuscire quindi a magari forzando la staccata se riesce a recuperare, visto che quello davanti è di solito costretto ad anticipare qualche metro per non cannonare essenzialmente tutto il resto della compagnia, e si sta più pacati, più in equilibrio essenzialmente. Per un momento fuori dal secondo anche Di Legge, attaccato da Vampir sul HML, magari non si sono intesi i due, credo Di Legge si aspettasse un attacco e un cambio della guardia, così non è successo, e quindi alla stacca delle gomme hanno perso qualche decimo importante, che Di Legge è subito riuscito a richiudere nel T2. Davanti a Luigi Di Legge, della quale stiamo parlando, è arrivata la prima penalità per Luca Bigno, 3 secondi che se il gruppo rimane così fino alla bandiera a scacchi saranno pesantissimi. Fondamentale per Luca Bigno riuscire a rimanere nelle prime posizioni, però per lui ovviamente in questo caso le speranze di mettere a segno un risultato all'interno delle prime tre posizioni si rendono molto molto più incerte, vista questa recente penalità. Riesce a risalire ancora gradualmente la classifica Di Legge, ora quinto, continua invece a rimanere alle spalle dell'Achicesco G-Sport, non riesce a trovare la via del sorpasso, ci aveva provato qualche giro fa, non era stato abbastanza convinto, non c'erano state le condizioni necessarie poi per andare a chiudere la manovra. Dunque Cesco si è rimesso davanti all'Alpine del campione in carica uscente della Master League. Settimo giro che è iniziato da poco, sesto giro si è concluso senza grossi colpi di scena, mentre vediamo affiancati adesso la Haas di Shumi Legend e di Vampir. Di Vampir che potrebbe provare un sorpasso all'interno di Le Combe, un po' arretrato in questo istante la Mercedes di Vampir, che infatti poi rimane alle spalle di Shumi Legend. Davide Trane invece si è ripreso la posizione ai danni di Mike Mai, che ora scivola lui in 14ª piazza, ritorna in 13ª Davide Trane, dove però si rende sempre più evidente quel gap pagato nei confronti di Marco Gano, un secondo e sette di ritardo dalla rossa del pilota che occupa la 12ª casella. All'ingresso al Lurucio erano un secondo e un decimo, Mike Mai ha dato tutto, tant'è che stava lampeggiando, quindi era sotto il 10% per quanto riguardava l'ERS. Per tentare di entrare nel DRS con Gano hanno perso mezzo secondo soltanto lì, nonostante Trane sia anche riuscito al sorpasso utilizzando il DRS, ma senza la scia, che era il boost che aveva in più Marco Gano in 12ª posizione. Dovrà dare tutto Trane qui, immagino, nel T2 per cercare di chiudere questi due decimi. Dovrebbero averlo concluso in questo momento il secondo settore all'incirca. Sì, ci sono da poco passati alla seconda fotocellula. Sta dando tutto, si sta comportando bene in questi ultimi due giri Trane. Magari è stato un giro o due dietro a Mike Mai per recuperare qualcosa, e sta cercando di spremere in questo momento la sua Alfa Tauri per rientrare. Ma qui non c'è una zona di DRS verso Blanchimont, tutta scia, perso mezzo secondo soltanto lì. Sovrasterzo in ingresso alla bus stop, molto complicata, tanti sobbalzi, buona la trazione,
preso davvero tanto, forse complice anche un Ganu che non ha voluto forzare, visto che davanti a lui c'era una vettura molto vicina. Si rischia la spaccatura anche appena dopo Vampir, che è appena fuori dal secondo nei confronti di Shumi Legend. Darà una manata terza e qui in discesa verso l'Urush. Detection Point dovrebbe essere posto poco prima della salita, nel mentre che Cesco probabilmente lo spinge da dietro. E arriva anche sui spot, vanno in tre. Arriva in tre sul Calm Straight, sembra di rivivere nel 2018 quello che era il Gran Premio Reale della Formula 1. Alla fine passa G-Sport nei confronti di Cesco, passa anche Cesco nei confronti di Vampir, così come passa anche Z Pro Mauro che poi rimane affiancato da Lucky Cesco. Sono ancora così i due, riesce a passare sia Z Pro Mauro che Vampir. Cesco adesso decimo, ha perso tre posizioni nel giro di pochi secondi. Alla fine si è riverificata un po' quella situazione analoga all'esperienza vissuta da SDM, che ora è salito in seconda posizione, riuscito a sorpassare Giovi proprio nel mentre noi che osservavamo la dinamica che coinvolgeva le posizioni dalla settima alla decima posizione. Era un DRS fondamentale quello che aveva perso poi di Vampir, in quanto collegava la seconda metà delle prime 10 posizioni ai primi 5. In questo caso è stato perso, ancora un secondo e mezzo di ritardo da parte di G-Sport nei confronti di Shumi Legend. Sarà veramente fondamentale riuscire a ridurre questo gap a partire dal prossimo giro, anche perché adesso, come dicevi tu, il T3 costa essenzialmente di una curva che è la bus stop, il resto si percorre con l'acceleratore spalancato e del resto in scia per i primi 6 piloti, scia che non può essere fruibile da parte di G-Sport, che quindi andrà a perdere ulteriore terreno in questo tratto, così come nel primo. Dovrà rifarsi, dovrà faticare, dovrà chiedere degli straordinari ai suoi pneumatici e al suo ERS all'interno del secondo settore per cercare di rosicchiare quanto più possibile a Shumi Legend, che invece è in scia a di legge. Mossa ottimale per la causa Alpine, dovuto forzare la manovra, la staccata il campione in carica G-Sport nei confronti di Unlucky Cesco. C'è stato un leggero contatto con Cesco che è quasi finito nella via di fuga di traverso. In quel frangente ha perso anche la posizione nei confronti di un Z Pro Mauro, che si era subito mosso bene invece nei confronti di un Vampir, che era da poco stato sverniciato da G-Sport. Quindi per l'Alpine è andata decisamente bene. Forse Cesco un po' con sorriso amaro, insomma, si è visto sorpassato da G-Sport. E poi Z Pro Mauro e Vampir, dovuto forzare la manovra, non ci sono danni per entrambi i piloti, quindi diciamo che gli è andata bene ad entrambi, perché lo stesso G-Sport con la pancia è andato ad impattare sulla gomma di Cesco. Poteva finire davvero per Cesco, magari meno, perché ecco, dato di traverso non ha ricevuto il contatto sulle fiancate. Per G-Sport un danno ai sidepod qui è terrificante. L'abbiamo visto anche in altre piste, ma forse in questa, dove ci sono tutti questi curvoni ad altissime velocità, per un danno all'ala posteriore o ai sidepod rendono la vettura inguidabile. E il distacco pure è cresciuto, 1,9. G-Sport patisce ovviamente nel primo settore, era anche salito sui 2 secondi. Ora diventa veramente complicato riuscire a ridurre il gap. Intanto ritiro per Trane. Nei confronti, aveva sfruttato safety car per il ritiro di Davide Trane, credo a Puon. Aveva sfruttato bene quel contatto. Ah no, invece era in uscita dalla fagna. Aveva sfruttato bene quel contatto che c'era stato tra G-Sport e Cesco, perché tutto il gruppo, ovviamente, a effetto elastico, ha dovuto rallentare per evitare di tamponarsi. Era rientrato in zona DRS, poi è arrivato il ritiro per lui. Safety car aiuta Drago lievitato, credo, tutti quanti ai box per una nuova gialla. Infatti entra Fabio Surname, così come tutti i piloti dietro di sé seguono il consiglio del leader del Gran Premio, leader anche di classifica, fino a G-Sport, fino a Z Pro Mauro. In aggiornamento la classifica praticamente va a sposare quella che era la previsione da parte di Raffaele, in cui tutti i piloti vanno a cambiare mescola. Ovviamente questo va a favore di G-Sport, che era fuori dalla DRS, da Drago e di Drago Lievitato, e di Mike Mai, anche egli fuori dalla DRS, così come G-Sport. Quindi si vanno un po' a ricalibrare gli equilibri in campo. Viene rimesso in gioco fondamentalmente in maniera più eclatante rispetto al resto del gruppo la W15 di 14, sono già passato la versione 2024, la W14 di Drago Lievitato, che dunque può riuscire a migliorare quella che è la situazione in classifica, andando a effettuare alcuni sorpassi. Certo, è ancora molto lontano dalle prime posizioni, da quelle che probabilmente avrebbe preferito andare ad occupare questa sera, però è di sicuro un primo passo verso quello che potrebbe essere una conclusione del Gran Premio a punti, che ovviamente, vista la classifica, non potrà che aiutare, nonostante non fosse magari il risultato più atteso. Valzer de pit stop con safety car che vede quindi rientrare Drago Lievitato, G-Sport in zona di DRS con la top 5. Dovrebbe aver perso la posizione Bigno nei confronti di Legge, mi è sembrato rimanere bloccato. Ha perso sicuramente Shumi, poiché davanti a lui si era da poco fermato Giovi, insomma obbligati tutti quanti alle tra virgolette seconde guida
seconde guide, almeno posizioni in pista sotto questo punto di vista al termine del nono giro, a dover perdere qualcosa. Ringrazio ovviamente, come detto in precedenza, Drago Livitato per rientrare. Tutti quanti su gomma media nuova, fatta eccezione per Drago Livitato che ha deciso di non fermarsi. Si era già fermato, aveva effettivamente già montato una gomma media nuova, potrebbe soffrire qualcosa tra una decina di giri rispetto a tutto il resto della compagnia. Differenziano soltanto Lucky Cesco e Mike Mai che sono andati sulla gomma hard. È stato un sorpasso da parte di Drago nei confronti di Tia. Sotto safety car, non so se Tia ha commesso un errore incredibile, insomma, eravamo all'ingresso di Puon, oppure ha deciso di magari mettersi fuori pista, lasciar risalire Drago, sarebbe una posizione in meno, insomma, per lui da dover recuperare. Diciamo una sorta di gentleman agreement. Non abbiamo visto quella dinamica, ma effettivamente potrebbe essere una sorta di mi chiamo fuori, lascio passare la gravità, ne ha di più, così magari alla ripartenza posso starmene anche più tranquillo. Il mio obiettivo è seguire lui, mantenere il suo DRS per cercare anche di riuscire a guadagnare quante più posizioni possibile e quindi fare anche i miei interessi. Intanto si conclude così il secondo giro, credo, sotto safety car. Un gran premio che per ora comunque ha regalato grande spettacolo. Non mi aspettavo così tanti sorpassi, mi aspettavo forse una gara un po' più di studio, come del resto sono di solito le gare in cui il DRS è predominante, dove si vanno a creare questi trenini della DRS. Invece abbiamo potuto assistere anche a diversi sorpassi, forse un numero maggiore di quanto non mi aspettassi. Non so se le tue previsioni fossero differenti, Raffa. Intanto ancora box per Drago. Sì, no, forse non si era fermato nel giro precedente per paura di non riuscire ad accodarsi, magari non era sicuro che la safety car lo aspettasse, quindi meglio così, diciamo ridà la posizione a Tia sotto questo punto di vista, che credo sì l'abbia lasciato passare perché era in una zona troppo strana per commettere un errore. E sì, una gara con tra virgolette tanti sorpassi, soprattutto un primo stint. Mi sarei aspettato più calma, quello sì, più voglia di tirarsi, non forzare la mano e anche gestire la gomma, mentre che lì c'è del pubblico che si compenetra con le ringhiere, lo segnaliamo a casa EA. E da segnalare a casa EA anche il salto che ha effettuato lì la Aston Martin con Mailander alla staccata di Lecombe. Effettivamente anche con i piloti con le vetture Formula 1 sentono un bel dosso poco prima della frenata. Ed anche che in uscita dalla pit lane la safety car ci ha messo parecchi secondi a partire, quindi c'è stata una situazione un po' di panico con Fabio che ha aspettato. Stem e Giovi arrivavano già lanciati, quindi qualche attimo di tensione si è dovuto rallentare un po' il gruppo. E poi tutti bravi di nuovo in ordine, senza problemi. Si riaccoda Drago, è andato a dare uno sguardo sulla gomma che è andata a montare. Un hard nuovo, Drago l'ha evitato. Forse poteva permettersi di montare la media con la quale è partito, perché essenzialmente ci ha spinto solo nemmeno un giro. Tra l'altro un piccolo fun fact, una piccola chicca riguardo al pit stop di Drago Livitato, che ha accumulato un warning proprio in ingresso a pit lane per il taglio. Dunque la direzione gara ha deciso che Drago Livitato avesse commesso un taglio che gli avesse permesso di guadagnare più terreno rispetto agli altri, nonostante fossimo sotto condizioni safety car. Quindi è stato ammonito con un warning, dunque dovrà stare più attento in questa prossima fase. Spiace perché ovviamente è un warning gratuito che si è accumulato in una situazione di gara completamente congelata. Ovviamente in caso di dinamiche più complesse sarà poi revisionato dalla direzione gara e le decisioni potrebbero cambiare se dovessero verificarsi ovviamente le condizioni tali per cui Drago Livitato accumulasse una penalità di 3 secondi per ovviamente warning multiplo. Intanto comunicazione da parte della direzione gara per ripresa del Gran Premio che avverrà al termine di questo giro. Infatti vediamo come Fabio Sornei abbia già preso spazio rispetto alla vettura di sicurezza, nonostante siamo solamente una manciata di metri dopo a Stavelo, stiamo in fase di impostazione di Blanchimont. Tutto il gruppo è compatto, Drago Livitato è riuscito a tornare nei confronti di Tia Prince, che questa volta invece non lo lascia passare, rimane in 16ª posizione il pilota Mercedes. Vedremo quello che sarà lo stacco, lo strappo dato da Fabio Surname per il Gran Premio, strappo che è già avvenuto. Dunque si porta dietro nello zainetto Stem e tutto il gruppone riesce a sorprendere almeno in parte quello che è il pilota McLaren. Infatti ha già messo un tesoretto di 7 decimi nei confronti di Stem, che dovrà guardare con più intensità e con più frequenza i suoi specchietti, perché Giovi invece non è stato sorpreso, anzi è già attaccato al diffusore della McLaren di Stem. Eh sì, qualcuno non perfetto alla ripartenza, magari si aspettavano che Fabio andasse sul gas davvero poco prima della staccata, della bus stop, anche perché ci si compia per le poche volte che accade, ci si arriva a una velocità differente in quel frangente alla bus stop, è facile anche commettere degli errori.
Vediamo se arrivano i primi sorpassi dopo la ripresa della gara. Ricordiamo che il DRS non è disponibile in questi primi tre giri dopo il rientro all'interno dei pit della safety car. Vediamo affiancati in questo frangente Mike Mai, Etia Prince, Etia Prince che passa, c'è spettatore anche Drago Limitato che riesce a prendere la posizione nei confronti dell'Aston Martin di Mike Mai, che allora viene declassata in 16ª posizione, va ad occupare l'ultimo posto in griglia in questo istante. Credo che non ci siano stati altri sorpassi, forse G-Sport è riuscito ad approfittare nei confronti di Shumi Legend, ma non credo di averlo visto. Ad ogni modo G-Sport era rientrato ai box, che si trovava in 7ª posizione, è riuscito ancora una volta a fare tesoro di queste dinamiche di gara complesse ed è salito in 6ª casella. Dunque si riporta sempre più vicino a Fabio Sorneve, così come di legge 4º anche lui, perde una posizione Luca Bigno 5º. Beh sì, non avevo notato in effetti che così come ha perso Shumi ai box, anche Zeta Pro Mauro ha perso tantissimo, perché era subito dietro Jay prima della sosta, si è ovviamente dovuto fermare anche lui insieme al suo compagno di scuderia. Dalla possibile 8ª posizione si è ritrovato adesso in 12ª. Dovremmo tenere d'occhio Lucky Cesco, dovrebbe essere il primo dei tre piloti in pista, sì, con la gomma hard. C'è Cesco in 8ª, poi Mike Mai, suo compagno di scuderia in Aston Martin in 16ª, e Drago Levitato in 15ª, che sprona il Tia Prince ad avere un ritmo migliore, perché Tia in questo momento è appena fuori dal secondo, che potrà permettere di utilizzare il DRS al termine della prossima tornata o di quella che vanno ad iniziare in questo momento con Lucky Cesco. Giro rotto per SDEM, che va a fermare il cronometro su di un primo e 44 secondi. Ovviamente il circuito di Spa-Francorchamps il più lungo in termini chilometrici, 7200 metri, e ovviamente anche il circuito che si piega più tempo a concludere un giro. Intanto arriva l'attacco di SDEM nei confronti di Fabio Surname, sfruttando la scia si prende all'esterno le combo, ma prevale nella velocità di punta quella che è la prestazione della Power Unit Ferrari sull'Alfa Romeo di Fabio Surname. Dunque rimane leader, mentre Drago Levitato niente, un'altra vittima, riesce a sorpassare anche Tia Prince, che non oppone grossa resistenza, lascia transitare il pilota Mercedes, che avrà adesso un secondo e 300 millesimi da recuperare nei confronti di Patrick Speri per dapprima riuscire ad utilizzare il DRS e poi mettere a segno un altro sorpasso. Mentre abbiamo la seconda penalità in gara assegnata a Tia Prince, ulteriori 3 secondi sul tempo totale di conclusione del Gran Premio per il pilota McLaren. Ovviamente la ragione è sempre la stessa: warning multipli, warning che iniziano a fioccare e iniziano ad essere molto più presenti anche nel nostro live timing, consultabile dopo login all'interno del sito Formula Italian Team. Infatti vediamo che ben più di metà della griglia, metà dei piloti, ha già accumulato uno o più warning a proprio carico. Molto buono Cesco in questi primi giri, mi aspettavo decisamente più difficoltà. Certo, hanno avuto la safety car, i piloti con la gomma hard, per portarla in temperatura, per accenderla il prima possibile. Si sta comportando davvero bene sotto questo punto di vista. Come detto, me lo aspettavo più a fatica in zona di DRS. Con Shumi si sta invece difendendo davvero bene. C'è da capire nel frangente precedente sul rettilineo del Kemmel se SDEM avesse un assetto più carico rispetto a Fabio, e quindi per questo si è trovato essenzialmente a plafonare. Fabio ha ripreso slancio, oppure magari Stem si era avvicinato con la parte ibrida, appena gli è arrivato sotto Fabio ha dato una manata di hertz e si è ripreso quei metri fondamentali per stare davanti. Non lo scopriremo mai, probabilmente solo nel post gara. Intanto adesso DRS abilitato, SDEM potrebbe portare a termine il sorpasso utilizzando la mobile, che viene subito però richiusa. Dunque decide consensualmente, consapevolmente, di rimanere alle spalle del leader Fabio Surname, però deve stare attento a Giovi, che potrebbe invece essere di idee differenti e dunque provare il sorpasso. Ciò non avviene, rimane terzo anche il pilota della Haas. Seguiamo poi il duello tra Flaminio e Lucky Cesco, nulla accade. Davide Trano invece abbandona la sessione, aveva fatto da spettatore in questi giri per andare a prendere anche qualche chicca, a prendere sicuramente qualche spunto da parte della guida di alcuni piloti. Rimane tutta così la classifica, già Drago Levitato non riesce a richiudere su Patrick Speri, e credo che nemmeno G-Sport e Di Legge abbiano avuto qualche dinamica in pista, se non che il pilota Ferrari Luigi Di Legge ora è 5º, è riuscito a sorpassare Luca Bigno. È un sorpasso di poco conto, non solo perché mancano ancora 31 giri se non 30 giri e mezzo, ma anche perché poi Luca Bigno ha questi fatidici 3 secondi da andare a calcolare sul suo tempo totale di gara, che quindi rendono vano il sorpasso da parte del pilota Williams. Sì, sul Kemmel è avvenuto solo il sorpasso da parte di Bigno nei confronti di Legge, con un Luigi che non ha voluto forzare la mano, e Flaminio nei confronti di Cesco. Molto comodo per Cesco, perché Flaminio adesso con la gialla è subito rientrato nei confronti di Shumi, quindi Cesco si trova a suo agio ancora di più in una zona comoda di DRS. Dovrà giusto magari tenere calmi i bollenti ardori di Vampir, che si è dimostrato un pilota abbastanza irruento, diciamo, nel modo più positivo dei
modi, insomma, che brutta ripetizione, insomma. E... però insomma, è stato non sempre pulitissimo in alcuni duelli che abbiamo visto in Ungheria, quindi non ne vale la pena il 15° giro. Sicuramente se Cesco riesce a tenere la zona di DRS e difendere eventualmente il centro della pista quando Vampir magari prova ad affacciarsi, non avrà problemi. È stata per qualche secondo, intanto vediamo dinamica qui in pista tra Giovi e Fabio il surname, anzi già Fabio perde la posizione nei confronti di Sdem, toccata che arriva tra l'as di Giovi e l'Alfa Romeo di Fabio il surname senza alcuna conseguenza per i due. Fabio conserva comunque la sua seconda casella. Sdem, sebbene il giro precedente, i due giri precedenti forse avesse deciso di rimanere appunto consapevolmente alle spalle di Fabio il surname, in questa tornata si è ricreduto, ha deciso di affondare il sorpasso, forse crede di avere ancora più ritmo nei confronti di Fabio, vuole provare a prendere il largo, sembra che in questo piccolo frangente all'interno del T2 riesca a guadagnare qualche decimo nei confronti di Fabio, portare il suo vantaggio intorno a 6 decimi, poi si rifà subito sotto quello che è il talento proposto dalla scuderia Alfa Romeo, dunque rende vana una speranza di fuga da parte di Sdem, da parte di Simone Fracchiolla. È una mossa che abbiamo visto anche ieri in Pro League con Lopez, Kaiser e Tia. Essenzialmente Lopez, per difendersi da Tia, era dietro Kaiser, ma si è dovuto trovare ad attaccare per difendersi a sua volta. Quindi Sdem ha visto Giovi così vicino, ha preferito attaccare in confronto di Fabio il surname per difendersi. Giovi ha tentato di fare essenzialmente la mossa che aveva fatto una decina di giri fa quando Fabio ha sopravanzato Sdem, ha cercato anche lui di sopravanzare il pilota Alfa Romeo. È stato un piccolo contatto fortunatamente tra i due cerchioni delle vetture, quindi nessun danno segnalato. Ha provato come una faina ad infilarsi Bigno al richiamo a sinistra di Lecombe, nulla da fare. Insomma, bravi ragazzi a muoversi. È arrivato il sorpasso a parte di Scemi nei confronti di G-Sport, ma poi lo avevo intravisto di traverso, quindi credo abbia forzato in trazione sul cordolo alla Source, ha dovuto dare una manata terza. G-Sport qui per scendere sotto al secondo, ma credo non abbia il DRS. Si fa sulla sinistra, lascia sfogare Scemi Legend per riprendere il DRS di legge. Una gara tutta così strategica, a prendere il momento giusto è davvero tosta, veramente molto molto complicata, anche perché i risultati finali, se le condizioni di gara rimarranno come le stiamo commentando ora, saranno molto complicati. I piloti dovranno eseguire giusti calcoli per trovarsi nel posto giusto al momento giusto in modo da approfittare di DRS scia nell'ultimo giro e dunque andare a cercare ogni possibile tentativo per prendersi questa vittoria. Intanto piccolo danno a carico della monoposto di G-Sport, credo che forse sia arrivato il contatto nel confronto con Scemi Legend, infatti così un danno nemmeno troppo lieve al fondo della propria vettura, che andrà sicuramente a dare le proprie conseguenze in termini di prestazione sul giro. Monitoreremo con più vicinanza quelle che sono le prestazioni messe in atto dal campione uscente della Master League proprio nei prossimi giri per fare un confronto con il ritmo espresso dai suoi compagni di squadra, ma sembra fare leggermente più fatica, infatti quasi al limite con il DRS nei confronti di Legend, che nel frattempo è riuscito proprio in questi ultimi secondi a rientrare parzialmente nel DRS di legge. Potrebbe essere un colpo di cenno in questa gara, infatti se G-Sport dovesse perdere passo ovviamente andrebbe a perdere anche punti in classifica nei confronti di Fabio Surname, che dalle previsioni mostrate qualche minuto fa veniva segnalato a 153 punti contro i 121 di G-Sport. Ora la situazione è cambiata non solo perché G-Sport ha perso una posizione nei confronti di Scemi Legend, ma anche perché Fabio Surname ha perso la vetta della classifica a favore di uno Sdem che si è dimostrato molto in palla a partire dalla qualifica. Dunque sicuramente ci sono state delle variazioni in termini generali sui punteggi assegnati ai piloti, ma tutto sommato la situazione rimane più o meno stazionaria con quei 27 punti di vantaggio che ha Fabio nei confronti di G-Sport. Dunque vola oltre la distanza break il leader di classifica appartenente alla scuderia Alfa Romeo Sauber, che da quest'anno si chiamerà solo Sauber. Sì, in base alla nazione dove andiamo, in base alle regole sul gioco d'azzardo, cambierà main sponsor. Dragon Invitato, buona la risalita. Qualche tornata fa ha fatto un po' di gioco con il Tia Prince, alternandosi con il DRS per cercare anche magari di recuperare qualcosa sotto la parte ibrida, quindi con l'Hertz. Bandiera gialla per il ritiro di Mike Mai, credo alle combo, perché la zona era quella. Ennesima safety car, sì, uscita dalle combo, un tratto tipico. Ennesima safety car che forse aiuta Drago di nuovo, poiché può permettersi di ritornare sulla gialla. Questa arte non sta funzionando benissimo. Un po' di parapiglia lì davanti con Bigno che passa a Joey, ma poi riceve sportivamente la posizione. Per gli altri piloti che sono sulla gialla non credo ci sia la possibilità di fare una sosta, a meno che di non voler tirare tantissimo le rosse. È difficile, penso continueranno.
questo sarà sicuramente un momento di riflessione per riconsiderare le proprie scelte strategiche. Sicuramente chi ha più da pensare rispetto ad altri è G-Sport, che ancora deve capire bene, deve ponderare nei minimi dettagli quello che sarà il comportamento della sua vettura di qui a venire, e probabilmente se dovrà anche andare a modificare, a mettere mano sui piani prestabiliti di strategia. Per ora è in settima posizione ed ha riuscito a completare circa un giro e mezzo barra due dopo l'accumulo del danno. Era rimasto più o meno lì con Shumi Legend, ma il deficit di passo comunque era evidente a carico del suo monoposto. Iniziava a dare i propri segnali. Intanto rientra nei box Bigno, Legend, Shumi Legend, pardon, e Fit Flaminio, e oltre a Patrick Sperry e Tia Prince, ovviamente una dose meno massiccia dei piloti rientra all'interno dei box rispetto alla precedente safety car. Infatti in quel frangente era più chiara la scelta strategica, era un assist praticamente prodotto da griglia quella sosta, che diventava pressoché gratuita. Escono tutti, vediamo quelle che sono le scelte. Bigno è il più audace, decide di andare a montare gomma soft. Shumi Legend ritorna su una anche lui va su di una soft, se non erro. Dunque Shumi abbiamo rossa, credo tutti gli altri bianca. Bigno ha perso la posizione su Shumi, ci ha messo un'eternità a fare la sosta, non so per quale motivo, ha perso davvero tanto, aveva margine su Shumi, adesso se ne trova dietro lui. E quindi Shumi, sì, gomma rossa dovrebbe anche essere nuova, dovrebbe essere il primo treno nuovo. Gomma bianca invece per Bigno, Flaminio, Sperry, rossa per Tia, non si è fermato Drago invece. Dunque una situazione nuova, adesso vedremo come funzionerà questa gomma rossa. Sicuramente è stata provata dai bei piloti, è stata considerata come hai detto tu, Raffa, in tempi non sospetti prima dell'inizio della gara. Dunque una mescola che ha avuto sicuramente un peso nella scelta delle strategie da affrontare. Questi segnali che daranno Shumi Legend e Tia Prince saranno ovviamente di necessaria valutazione da parte degli ingegneri di altre scuderie, anche per dare informazioni preziose ai propri piloti e sfruttare al massimo quello che è il potenziale offerto dalla mescola più morbida e dunque più competitiva portata da Pirelli all'interno dei weekend di gara. È una gomma che tu dicevi si può percorrere circa una decina di giri, forse davano poco più. 10-12 giri di prestazione in teoria, poi con lo scarico, la bravura del pilota. Non è folle la strategia di Shumi, perché adesso è con la rossa ed è lì nel gruppo, però non è così facile, nonostante la gomma rossa, andare ad effettuare dei sorpassi visto l'utilizzo del DRS. O mi prende 5 posizioni in questo primo stint, oppure poi con il proseguo della gara, quando tutti gli altri andranno sulla rossa, sarà difficile recuperare la quarta posizione, mi pare che avesse prima della, la quinta posizione che avesse prima della sosta. Si ritrovano ancora una volta vicini di Legge e G-Sport. G-Sport che forse con la sosta di Shumi Legend può respirare con più cautela, avrà un pilota in meno davanti a sé, potrà prendere le misure forse in maniera un po' più graduale, anche perché poi la sua spalla nella Chicesco ha la hard, quindi probabilmente dopo la ripartenza safety car avrà una certa latenza in cui la gomma bianca dovrà rientrare nella propria finestra di utilizzo, che è un fenomeno meno immediato rispetto al tempo richiesto dalla gomma media. Quindi Jay potrebbe avere delle sue chance, potrebbe avere soprattutto dei momenti un po' più rilassati alla ripresa del Gran Premio con l'esposizione della bandiera verde. Certo è che comunque adesso si sono ben diversificate le strategie, abbiamo dei piloti che hanno marcato con una certa decisione un percorso alternativo rispetto a buona parte della griglia. Dunque queste safety car stanno offrendo anche una sorta di piano alternativo a quello che poteva essere l'interpretazione più comune del Gran Premio belga. Mi aspettavo si ripartisse in questo giro, un giro in meno sulla soft per Shumi e Tia, che aiuta, poiché si ripartirà quindi all'inizio del ventesimo. Si apre quindi una prospettiva di doverne fare 24 con due rosse, perché ovviamente non andrà fino alla bandiera a scacchi, ma si fermerà per montare un altro treno di gomma soft. Già si inizia a ragionare su una possibilità di farlo, perché qui l'usura credo sia intorno forse 5-6% al giro spinto, credo, non ho notato bene sulla gomma rossa. E quindi un giro in meno, soprattutto fatto con molta calma, non porta via nemmeno un punto percentuale, quindi è comoda la situazione per Shumi sotto questo punto di vista. Sono essenzialmente il giro d'attacco, che di solito è quello dove si va a forzare, ed un successivo giro per anche il giro cronometrato, il giro più veloce per forzare ancora di più, risparmiati da parte di Shumi Legend. Quindi questo aiuta sicuramente. Dalla chat, il terzo pilota in casa Aston Martin, il buon Lopez, che è molto interessante questo incrocio di strategie, speriamo non entri in altre safety
gare potremo vedere gli esiti. Assolutamente sì, perché c'è chi ha continuato su gomma hard, così come Drago e Cesco, c'è chi ha continuato su gomma media, come essenzialmente dalla prima fino alla nona posizione. Dietro ci sono tre piloti che provano ad andare fino in fondo, e sono Luca Bigno, Flaminio e Patrick Speri, e ci sono altri tanti due piloti con Schumi e Tia Prince, che con una gomma rossa nuova cercano di anticipare tutto il resto della compagnia e provare a recuperare quante più posizioni possibili in questa ripartenza che sarà decisamente rocambolesca. Ripartenza che avverrà tra pochi istanti, perché la comunicazione è arrivata dalla direzione gara: la safety car rientrerà in questo giro, il leader questa volta però è SDM, si porterà lui alle sue spalle Fabio Surname. Fabio aveva anticipato molto la ripresa del Gran Premio, anticipando l'ingresso della bus stop, dunque dando lo strappo ben prima di arrivare all'ultima curva. Vedremo se SDM cercherà di qualcosa di diverso o cercherà di tentare una ripartenza a sorpresa e cercare di stupire così Fabio Surname utilizzando il suo stesso metodo. Credo che l'abbia fatto proprio in questo istante, è ripartito, e credo che Fabio non sia stato sorpreso, anche perché era proprio la sua scelta, era stata un po' la sua proposta, dunque sarebbe stato difficile riuscire a sorprendere. Intanto qui è il rischio. Vampir ha perso la posizione su Cesco, poi credo l'abbia restituita prima della linea del traguardo, non si può. Sì, qua sarebbe arrivata sicuramente una penalità nei confronti di Vampir, che ha poi dovuto rallentare la sua incursione, dunque andando a peggiorare ulteriormente la situazione nel restituire la posizione a Cesco. Intanto arriva anche il sorpasso da parte di Marco Gano nei confronti di Z Pro Mauro, è affiaccato ancora adesso Marco Gano all'ingresso di Rouge, dà poi lo spazio qui Mauro sapiente, giustamente in modo saggio, per evitare situazioni un po' troppo rocambolesche e pericolose, soprattutto considerando che la ripartenza della safety car era appena avvenuta. Intanto buono lo strappo di SDM, che quasi guadagna un secondo nei confronti di Fabio Surname, vedremo se riuscirà ad essere incisivo all'interno del T2, che è quello più guidato, dove quindi la scia fa meno effetto, e sembra essere così. Infatti è salito per una manciata di secondi sopra al range fissato per l'utilizzo del DRS. Vedremo come evolverà questo gap, che continua a essere oscillante tra il secondo e i 9,5 decimi nei confronti di Fabio Surname. Se dovesse accadere, se soprattutto Fabio non dovesse riuscire, sarebbe un vero e proprio colpo di scena, mentre abbiamo visto qui che Z Pro Mauro si è fatto vedere negli specchietti di Marco Gano in arrivo alle Q1, si fa vedere quell'esterno invece lo stesso Schumi Legend con Soft, che può andare ad approfittare del grip extra offerto dalla sua gomma rossa. Arriva il sorpasso alla Campus all'esterno nei confronti di uno Z Pro Mauro, che di certo lì non ha opposto una grossa resistenza, vedendo la differenza di mescola tra Schumi Legend e quella montata invece sulla sua Alpine. Vedremo che è possibile che effettui anche il sorpasso a breve nei confronti di Marco Gano, potrebbe già effettuarlo alla bus stop o dopo essere uscito da Blanchimont. Infatti cerca quasi di spingere la vettura di Marco Gano, la sua SF23, che se comparata con le prestazioni della AS di Schumi non c'è veramente storia. Qua arriva, si sfiora forse il contatto con la Mercedes di Vampir da parte di Gano, che va ancora a collidere con la porzione posteriore del fondo di Schumi Legend, che alla fine sorpassa, riesce a sorpassare anche la SF23 di Marco Gano. La prossima vittima sarà ovviamente quella che è la Mercedes di Vampir. Comunque una dinamica molto complessa, soprattutto alla ripartenza, un pilota accumula anche danno, si tratta proprio di Schumi Legend, un danno ben più marcato rispetto a quello di G-Sport sul fondo della propria vettura, quindi anche lui vede un po' tarpate le ali in questa sua rimonta da un danno strutturale che di certo non andrà a beneficiare nelle prestazioni. Schiaffoni a centrogruppo in questa fase, essenzialmente alla bus stop, tanti contatti. Ieri Lopeschi per molto meno ha avuto un danno all'ala posteriore. Sono anche stati fortunati i piloti a non agganciarsi, perché per un momento mi è parso anche di stare assistendo a una gara di Formula 1 eSports, con i piloti che, per evitare che chi lo sorpassa gli scappi troppo via, si agganciano alla ruota posteriore più vicina, insomma non la migliore delle mosse. Si sono subito scanciati, quindi magari soltanto un momento di caos in trazione alla bus stop con Z Pro Mauro, che non si era accorto di Luca Bigno che stava incrociando e cercando di trovare una linea più rapida per effettuare un doppio sorpasso sia nei confronti di Mauro che di Marco Gano alla staccata della Source. Ovviamente la linea si è chiusa perché lo stesso show mi stava attaccando Vampir, quindi non si è in pista da soli. E fase rocambolesca, gestita bene, poteva andare molto peggio. Ecco, il danno per Schumi dovrebbe riuscire a contenerlo, perché con questa gomma rossa e le grip extra lo aiuta all'esterno di Blanchimont, totalmente folle. Bravo Cesco a lasciare spazio, ma grande cuore e coraggio da parte di Schumi nel lanciarla lì all'esterno, soprattutto con un danno al fondo che viene segnalato con il colore giallo, quindi un po' più evidente rispetto a quello di G-Sport, ma di certo non aiuta quelle che sono le prestazioni della Haas. Ad ogni modo G-Sport ha rischiato, così come di legge, di uscire dal DRS nel giro precedente.
e comparando un po' quelle che sono state le scelte strategiche, soprattutto prendendo in considerazione i due piloti che sono andati nella decisione, nella via di una gomma rossa, quindi Shumi Legend e Tia Prince, solo Shumi è riuscito per il momento ad approfittare del massimo potenziale offerto da questa mescola, mentre Tia Prince ha da poco sorpassato Drago Limitato, quindi ha avuto una maggior latenza nel sfruttare questo tipo di gomma. Mentre arriva adesso il tentativo di sorpasso da parte di Z Pro Mauro nei confronti di Ganu, credo che alla fine sia riuscito a difendere la posizione il pilota Ferrari e mantenere dietro sé di sé Z Pro Mauro, che però sfiora il contatto nei confronti di Luca Bigno in uscita dalle comb, contatto che non avviene, si fa rivedere qui con più fermezza, arriva il contatto, va di traverso la vettura di Marco Ganu, arriva poi anche fuori traiettoria la Williams, l'Alpine di Z Pro Mauro, ne beneficia la Williams di Luca Bigno. Marco Ganu perde ulteriori posizioni, adesso è in ultima casella. Abbiamo visto come il contatto sia stato anche abbastanza intenso, sì. L'intensità del contatto è stata evidente anche alla live, le vetture si sono messe di traverso con Marco Ganu che per poco non finiva in testa a coda, poi è riuscito grazie ad un ulteriore contatto con la vettura, con il corpo della vettura di Z Pro Mauro, a rimettersi in traiettoria, dunque poter proseguire nel corretto senso di marcia, evitando dunque un 360. Ci proviamo adesso Shumi Legend qui nei confronti di J-Sport che lascia transitare poi il pilota Haas, ci ripensa forse qua il Blanchimont, ma alza il piede, lascia dunque sfilare la sagoma della vettura americana statunitense dinanzi a sé, sesta posizione per Jay, quinta per Shumi Legend, che dunque continua a seminare il panico con questa gomma rossa. Altra dinamica qui con Flaminio che cerca la staccata nei confronti di Z Pro Mauro che torna ai box. Flaminio invece adesso in undicesima posizione. Erano da troppi giri che Ganu e Z Pro Mauro si stuzzicavano, è arrivato un contatto che ha devastato completamente il fondo della Ferrari del vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna, che infatti si ritira ai box. Proseguire con quel danno rischierebbe di causare una safety car, non ha senso continuare. Ganu si ritira essenzialmente, ecco, ricordo una tuta Ferrari scendere dalla vettura e correre verso il muretto box, cambio della guardia intanto lì davanti con Fabio che passa a stem e Shumi che passa a Giovino, rischia di girarla, che sovrasterzo, grande traverso a parte di Shumi e ne approfitta di legge per passare Giovi che aveva alzato il piede per non dare ulteriore fastidio al suo compagno di scuderia che stava gestendo la vettura totalmente perpendicolare al punto di corda all'ingresso di Lecomb, momento incredibile. Ritiro quindi per Ganu e box Z Pro Mauro che ha riportato quel danno. In quel contatto tra Z Pro Mauro e Marco Ganu, lo stesso Bigno è stato un po' coinvolto, un po' quella di tarpata, e ne ha approfittato Tia Prince per prendere tre posizioni, nemmeno in una curva, nell'ingresso di una curva, all'apice più che nell'ingresso. Quindi grande mossa da parte di Tia, che è stato tutto stretto con mezza vettura sul cordolo, con la rossa ne ha approfittato davvero bene. Peccato le solite penalità purtroppo per Mattia Del Corso, però almeno sta lì in una posizione più nobile. Shumi gli devo fare i complimenti non solo per i sorpassi avvenuti negli ultimi giri che l'hanno premiato e fatto risalire fino alla terza posizione lì a vedere la vittoria, ma anche per essere riuscito a prendere quelle 5 posizioni che gli chiedevo prima del giro di attivazione del DRS. Quindi sta facendo tutto perfetto finora, potrebbe soffrire nel finale di questo stint, ma anche i ragazzi che sono su gomma gialla e non si sono fermati andranno leggermente in difficoltà, perché anche loro hanno un'usura, arriveranno alla sosta con un'usura un po' più pronunciata su questa gomma gialla, sebbene certo due giri sono stati aboliti per la safety car. Quindi è un intreccio di strategie davvero interessante, che per il momento continua a premiare uno Shumi Legend che sale in seconda posizione e già alla staccata di Lecomb potrebbe arrivare comodamente in prima casella. Sì, ha voluto affrettare le pratiche, ha voluto cercare di ridurre il tempo perso alle spalle di Sdemma. Adesso vediamo come la Magiana McLaren di Simone Fracchiola abbia perso qualche metro nei confronti di Shumi Legend, che non vuole esitare nemmeno nel sorpasso contro Fabio Surname, un affronto rispetto al leader di classifica che si lascia sorpassare così agilmente, si fa da parte, forse alza anche il piede. Qui intanto 3 wide, arrivo alle comb con il Tia Prince che riesce a prevalere su tutti, mentre lì dietro vediamo ancora Luca Bigno affiancato nei confronti di Luca Cesco, alla fine alla meglio Luca Bigno, riesce a passare anche Tia Prince che è alla fine riuscito ad accendere questa gomma rossa, così come Shumi Legend, anche lui negli ultimi giri ha guadagnato una quantità veramente infinita di posizione. Ottimo le risposte da parte di questa mescola, che sicuramente dimostra quella che è l'importanza in questa fase del Gran Premio, e non ci sono dubbi che anche il resto della griglia andrà a montare come secondo stint o terzo stint, quarto stint, ovviamente in maniera più congrua e coerente con quelle che sono state le scelte di pit stop. Dunque almeno una parte, tutti i piloti andranno a montare la gomma rossa nel corso di questo Gran Premio. È riuscito già quasi a prendere un secondo nei confronti di Fabio Surname,
Schumi Legend, dopo aver ultimato il sorpasso, ha ovviamente confermato quello che è lo strapotere della sua asse in questo momento della gara, dunque potrebbe a breve riuscire ad escludere anche dall'utilizzo della mobile Fabio il surname. Questo ovviamente sarebbe una buona notizia da parte di per SDAM, ma non così positiva, anche perché tutti dovranno fare un'altra sosta, come dicevi tu. Arriverà poi l'usura, mentre qui lungo da parte di Tia Prince, che dunque viene risorpassato da parte di J-Sport, che si era visto insidiato in arrivo alla bus stop e riesce a metterci una pezza il pilota alpin, però dovrà stare attento, anche perché in questo caso ha ovviamente uno svantaggio strategico e anche strutturale nel confronto con Tia Prince. Servono ancora 5-6 giri per poter pensare ad effettuare l'ultima sosta e andare sulla gomma morbida finale. Tanto ci riprovati all'esterno nei confronti di J-Sport, non dovrebbe essere troppo difficile come sorpasso. Occhio a Bigno, perché è il primo in pista dei piloti con la gomma hard, quindi sarà quello ad avere meno difficoltà verso l'ultima sosta. Prova all'esterno delle comb, lascia al minimo dello spazio J-Sport, tenta di difendere la sua posizione, forse anche stizzito un po' da una manovra del Tia, che ha tentato l'attacco alla bus stop ma è andato lunghissimo. Ha rischiato anche un contatto i due nell'incrocio di traiettoria che riportava in pista Tia Prince, che comunque poi la stacca delle comb è riuscita a chiudere la manovra. Dicevo, sono altri 6 giri, forse anche 5, magari con lo scarico carburante ci si può permettere di arrivare un po' più lunghi con la rossa nel finale, che permettono, aprono insomma senza troppe difficoltà la possibilità di effettuare un buono stint da parte di Schumi Legend, arrivare fino in fondo di questo pneumatico. Si stanno essenzialmente prendendo a cartonate in faccia J-Sport e Luca Bigno in questa fase del tracciato, e mette sul filo un po' invece la strategia di Fabio, SDAM, Di Legge e Giovi, perché dovrebbero compiere più di 20 giri su questa gomma media, quindi davvero con l'acqua alla gola rispetto a Schumi Legend. È stata una grande chiamata quella di Schumi Legend, peccato che sia arrivato quel danno al fondo che intanto vediamo qua il confronto tra J-Sport e Luca Bigno. Luca Bigno poi sembra essere agilmente davanti nell'ingresso della bus stop, riesce a consolidare la sua settima posizione. Il Tia Prince intanto è già arrivato alla corte di Giovi, quindi potrebbe ultimare il sorpasso già lungo il Kelme Strait. Dicevamo, molto molto ben orchestrata la scelta di Schumi Legend. L'unico neo è quel danno di cui non conosciamo l'entità sul passo gara, dunque rimane solamente quel dubbio di andare a chiarire. Adesso è riuscito a guadagnare quasi 2 secondi, pensate, nei confronti di Fabio Storheim, 2 secondi accumulati in poco più di 2 giri, se non vorrei sbagliarmi. Ad ogni modo un delta di tempo veramente evidente. Intanto qui arriva il sorpasso, come dicevamo, da parte di Tia Prince nei confronti di Di Legge. Lo stesso Giovi poi va a sorpassare anche la vettura di Luigi Di Legge, quindi agile la manovra da parte dei due piloti, che salgono rispettivamente in quarta e quinta posizione. Bisognerà anche confrontare. Vai pure. Al volo anche SDAM ha passato Fabio, comodo anche lui. Fabio era senza DRS. Continuo cambio di guardia, mentre qui dietro confronto alla Bruxelles, ha più nomi quella curva, Rivage credo, o Bruxelles credo che abbia. In base al secolo. A Pujon, che follia! Sfiorano anche il contatto, forse c'è anche stato all'esterno. Qui l'Achicesco riesce a resistere nei confronti di Luca Famino, che avrà nuovamente la traiettoria esterna alle Campus, poi decide di alzare il piede Luca tentando forse un incrocio che non arriva. Dunque la spunta l'Achicesco con la sua Aston Martin, che ha tenuto duro con tenacia e caparbietà in ingresso della Puon, è riuscito, sebbene abbia percorso più metri rispetto a Luca Famino, a impossessarsi della nona posizione con una prodezza unica. Forse né io né te ce l'aspettavamo, Rafa, infatti avevamo iniziato a fare altre considerazioni, poi abbiamo visto che effettivamente le due scocche, le due monoposto erano ancora affiancate. Lo sono ancora, ne arriva Blanchimont con l'Achicesco che questa volta è all'interno, Flaminio che cerca di andare a mettere a segno un grandissimo sorpasso di cominciare, ce la fa ed è anche totalmente spensierato nell'impostazione della bus stop, riesce a concludere la 27esima tornata ancora davanti a l'Achicesco, l'aveva iniziata in nona posizione, la conclude nuovamente in nona posizione, solamente che nel corso del giro c'è stato veramente di tutto tra lui e il pilota Aston Martin. Assolutamente sì, io mi aspettavo alzasse Fleming, poi andare sul cordolo interno in quella curva è difficilissimo, è molto alto, si rischia facilmente di perderla. Invece ha sfruttato bene ogni millimetro, è stato davvero bravo. Tentano invece di fare un po' di melina, forse non si sono capiti in questo frangente SDAM e Fabio il surname. Alla fine Fabio no, non va al sorpasso e magari pensavo stesse lasciando strada a SDAM per permettere a Fabio di invertirsi, tirare con il DRS ondeggia, ecco, magari SDAM si aspettava il cambio della guardia. No, qui va lungo però, e questo è un meme, Simone Fracchiolla, signore e signori, perché per cercare di far sfogare Fabio il surname commesso questo piccolo errore, si ritrova dietro il Tia Prince, che ha effettuato un altro sorpasso,
Salito in quarta posizione, questa gomma rossa continua a funzionare bene, lo dovrebbe poter fare senza troppi problemi per altri 5 giri, per poi andare tutti quanti ai box. E qui si apre un tema importante, perché City è terzo pilota, sia 3 secondi di penalità, però viaggia per un podio in Master. Stare così vicini in casa McLaren obbligherebbe uno dei due a perdere qualcosa. La gomma di T è ancora viva, ma non credo riuscirà ad aprire il gap nei confronti di Stem, che credo lascerà passare qui sul rettilineo del Kemmel, perdonatemi. Ma non credo, invece Tia ne avrà abbastanza per aprire il gap. Lo ha a malapena all'incirca fatto Schumi nei confronti di Fabio negli ultimi 3-4 giri. E occhio invece a Bignone con questa gomma hard, anche lui sta tenendo davvero bene. Mi sembrano sprofondate invece le gomme gialle. Sono intorno al 20° giro, che è la finestra di usura massima. Sì, credo che stia sprofondando su tutti G-Sport, lo vedo molto in difficoltà adesso, anche Flaminio vicino al pilota Alpine. Dunque tanti duelli in questa fase del Gran Premio che tengono occupati i nostri spettatori e tengono occupati ovviamente anche la cabina di commento. C'è stata una sorta di frenata da parte di quello che era il trend di guadagno di Schumi Legend nei confronti di Fabio, infatti adesso guadagna con meno facilità terreno rispetto al pilota Alfa Romeo. Abbiamo visto e inquadrato quello che era il sorpasso da parte di Luca Flaminio nei confronti di G-Sport, e ovviamente un sorpasso arrivato tramite l'ausilio del DRS e tramite l'ausilio ovviamente di una gomma con meno usura e soprattutto una gomma che esprime una longevità ben maggiore rispetto a quella che è lo pneumatico a spalla gialla. Adesso Luca Flaminio, che devo dire negli ultimi giri ha saputo rimettere insieme una gara che non si era messa nel migliore dei modi nelle fasi iniziali, quindi è riuscito a ricorreggere il tiro di una traiettoria che avrebbe potuto portarlo fuori da un buon risultato. Come vedete la grafica di progressione mangia molti centimetri, è l'ampliamento, il Y-Jet con le gomme programmate, insomma la Codemaster è davvero un disastro. Non comprendo perché la COD della moneta spettatore non sia personalizzabile, visto che essenzialmente quello in gioco ti permette di fare ogni cosa, davvero particolare sotto questo punto di vista. Come vedete viaggiano tutti intorno al 18° giro i piloti con la gomma gialla, al 10° invece quelli con la gomma hard. Drago sta cercando di stringere i denti, visto che non si è fermato nel corso dell'ultimo safety car. Dovrebbero arrivare alla sosta senza troppe difficoltà Schumi e Tia, decisamente più tirati invece i piloti con la gomma gialla. Credo al 31°, forse anche alla fine di questo, per un undercut potremmo cominciare a vedere le prime soste. E non è arrivato l'ordine di scuderia in casa McLaren, quindi Tia resta lì, perderà qualcosa ai box. Forse in questo giro, ecco, Stem potrebbe fare undercut per passare Fabio e recuperare il suo Schumi, e in questo modo dar via libera al Tia Prince, invece si va a fermare il giro dopo, visto che lui ha la gomma soft ancora abbastanza viva. Dunque la sosta di Schumi avverrà in maniera più attardata rispetto al resto della griglia. Intanto ancora qui bagarre tra Luca Bignone e Giovi. Luca Bignone che riesce a sorpassare tramite l'ausilio del DRS la AS di Giovi, che sprofonda in sesta posizione. Dicevamo che per forza di cose Schumi dovrà effettuare la propria sosta in un momento successivo a quello dei piloti con gomma media. Tuttavia dovrà calcolare bene anche questo aspetto, Rafa, considerando che comunque così lui sarebbe passibile di undercut, dunque guadagneranno indubbiamente terreno i piloti che andranno a sostituire la gomma media, e lui ha anche questo dubbio, questa incognita del danno, che ovviamente andrà a dare le sue ripercussioni. Quindi dovrà calcolare bene il giro del rientro ai pit, forse potrebbe farlo il giro immediatamente successivo alla sosta degli altri piloti per evitare di perdere troppo tempo. Adesso ha un tesoretto di 3 secondi, dunque da gestire nei confronti di Fabio Surname. Potrebbe dunque sacrificare parte di questo tesoretto per conservare almeno un secondo di vantaggio nei confronti del pilota che lo segue, e dunque mantenerlo a distanza fuori dal DRS. Questa è l'unica incognita. Sono abbastanza difendibili di undercut. Il punto è che lui non so se ha una gomma soft nuova. Sicuramente Fabio, Stem, Bigno, insomma tutti quanti tranne Tia, almeno una rossa nuova ce l'hanno. E un giro d'usura, come dicevo, credo dovrebbe essere in qualifica anche intorno al 6-7%, e si fa sentire davvero tanto. Cominciano le varie soste, il primo di legge anche a causa dei garage, quindi buon Kaiser Matt chiama subito l'undercut in casa Ferrari, e box anche Cesco, Vampir, tutti quanti ovviamente su gomma rossa. Mi aspettavo la sosta anche per J-Sport, che era un po' sprofondato con questa gomma gialla, era andato un po' in difficoltà, o un errore di selezione per Cesco, oppure un disastro perché è andato sulla gomma gialla, forse non si fida della rossa.
Nel mentre che Stam, prima della sosta, ha ripassato Fabio. Magari cerca di mettersi davanti il prima possibile. Occhio Tia con Luca Bigno. Un Luca Bigno scatenato su questa gomma. Sì, non sembra guardare in faccia nessuno. Tia Prince, ricordiamo, ha una gomma rossa, è vero, non più giovanissima, inizia anche lei a dare segni di cedimento, sì. Ma questa gomma hard è riuscito ad accenderla in una maniera eclatante, forse quello che era mancato settimana scorsa in Ungheria, in cui non aveva trovato mai il feeling con la gomma bianca. Adesso invece sembra essere molto, molto competitivo su questo tipo di mescola, addirittura cerca di aggredirlo qui all'ingresso delle campus, poi alza il piede e decide di rimanere comunque alle spalle della McLaren e del Tia Prince, ma sono ben chiare le intenzioni di Luca Bigno. Vuole ovviamente cercare di prendere la posizione, la quarta posizione prima possibile, per rimettersi in scia a quelle che sono la Alfa Romeo e la McLaren di Stam, in modo da poi ricompattare e riformare quel gruppetto che aveva dominato le prime fasi di questo Gran Premio. Giovi ha usato un jolly alla Fagna e lì si è in pieno oltre 300 orari, ha fatto un traverso incredibile, l'abbiamo intravisto, si ritrova adesso attaccato da Flaminio, è stata una follia. Tutti i box? No. Schumi. Oh, Bigno ha toccato la barriera. Attenzione, è abbastanza lentamente, credo intorno agli 80 orari all'incirca. Si è appoggiato, non vorrei ci sia il danno per Bigno. Sembra di no, miracolato da questo punto di vista. Sì, è stato molto, molto fortunato, perché il contatto non sembrava essere dei più docili, sì. Insomma. Però qui avevo visto un bargeboard partire. Non ricordo se chiamasse bargeboard, però comunque la parte laterale del suo alettone anteriore. Andare in frantumi. Escono appaiati Stam e Luca Bigno, con Stam che rimane comunque davanti alla Williams di Bigno. Dietro di loro arriva invece di Legge, che ricordiamo ha già una soft messa in temperatura, dunque una gomma che già può esprimere. Qua arrivano quasi al contatto allo Rouge con Luca Bigno, che si defila addirittura prima di arrivare sul Camel Straight da strada libera. Poi Stam, vedremo se si rimetterà in scia, e così non credo avrà poi possibilità di repliche in arrivo alle combo, ma Luca Bigno riesce a portare a termine il sorpasso nei confronti di Stam. Adesso sono entrambi su gomma rossa, sembra aver preso anche qualche metro subito Luca Bigno. È un'impressione probabilmente data dall'effetto elastico. Si rimette poi in coda Stam. Di Legge non sembra avere voce in capitolo, 7 decimi per lui, rimane comunque alle spalle dei due piloti che lo precedevano anche prima del rientro box. Fabio Surname, come in settimana scorsa in Ungheria, decide di effettuare una strategia più a lungo, mantenuta su una gomma usurata. Infatti ha scelto di andare a effettuare un overcut nei confronti di Stam e Luca Bigno. In quel frangente riuscì comunque a produrre i propri risultati nel circuito ungherese. Vedremo se oggi poter sfruttare una gomma con un giro meno di usura potrà fornire i suoi risultati, o se questa scelta strategica potrà costare caro al pilota Alfa Romeo nel caso si dovesse trovare oltre il secondo nei confronti di Legge. Intanto rientra Fabio Surname per rispondere alle scelte strategiche dei piloti, dei suoi rivali. Rientra anche il Tia Prince proprio alle spalle di Fabio, dunque se la giocheranno entrambi una volta usciti dalla pit lane. Si ferma anche G-Sport, Giove e Drago Livitato, non Schumi Legend ovviamente, per evitare di perdere ulteriore tempo all'interno dei pit. Non viene trattenuto nessuno, escono tutti come programmato, dunque Fabio Surname è ancora davanti al Tia Prince. Intanto abbiamo visto arrivare, sopraggiungere alla Source Luca Bigno, Stam e lo stesso Di Legge. Esce, toglie l'imitatore anche in questo istante Fabio Surname, credo che si sia oltre il secondo, si assesta in questo istante il timer, un secondo e 400 millesimi segnati in questo istante, quindi un secondo e mezzo di ritardo rispetto alla vettura di Di Legge. Se Fabio non dovesse riuscire a trovare subito questo mezzo secondo che gli manca per utilizzare il DRS, potrebbe complicarsi molto la vita per lui, considerando che lì davanti tutti possono spalancare la mobile e quindi guadagnare almeno quei 3-4 decimi a giro, correggimi se sbaglio Raffaele, nei confronti di Fabio. Ma anche di più, sono 5 decimi abbondanti e devono aiutarsi lì davanti, altrimenti questi 3 secondi nei confronti di Schumi sono difficili da chiudere, non impossibili. Qui nel T2 lo vediamo, è dove va in difficoltà Schumi a causa del danno al fondo, quindi stanno mangiando 2-3 decimi molto molto importanti. Devono aiutarsi Stam e Luca Bigno, più per quanto riguarda l'Hertz, per non bruciarlo troppo in questi giri, che sì, devono mangiare a Schumi Legend, ma lo possono fare con calma, visto, guarda, mezzo, 6 decimi guadagnati soltanto qui nel T2, che è tutta guida, tutto carico aerodinamico, totalmente perso sulla AS di Schumi Legend, che sfortunatamente sembra un po' di vedere Lopez, che ieri in Pro League, che aveva aperto un buon gap alla ripartenza dell'ultima safety car, ma anche lui per un danno all'ala posteriore ha fatto, come sta facendo questa sera Schumi, un miracolo anche solo a rimanere in pista. Meno folle il danno per Schumi rispetto a quanto dicevo per Lopez, ma almeno da quello che vediamo dal live timing di solito ci viene mostrato il danno più
con una percentuale più elevata, quindi sicuramente quella al fondo oltre intorno al 50% per Xiaomi Legend, ma non si esclude che ci sia anche un danno alle sidepod, ai sidepod o alla posteriore più leggero rispetto a quello del fondo. E comunque i nostri timori alla fine si sono rivelati fondati, perché il delta tra il passo espresso da SDM in questo frangente e quello di Xiaomi Legend è ben evidente. Sì. Un secondo guadagnato in una tornata, quindi Xiaomi Legend credo abbia fatto tutto bene dal punto di vista strategico, è riuscito a inventarsi una grande strategia dal nulla, è riuscito a comunque rientrare coerentemente con gli altri compagni, con gli altri rivali ai box, di più non poteva fare. Intanto arriva adesso il sorpasso di Cesco nei confronti di Flaminio utilizzando il DRS. Flaminio non molla, continua a rimanere inserito con il suo alettone anteriore all'interno di Ian Lachicesco, alla fine però alza il piede anche lui e lascia transitare dinanzi a sé la Aston Martin di Ian Lachicesco, che con queste gomme medie comunque dimostra di avere un buon passo. Chi purtroppo oggi non è stato premiato come al solito si è consueto vedere in gara è G-Sport, attualmente in una posizione come per Xiaomi Legend, anche per lui probabilmente questo danno al fondo sta rappresentando una variabile di un certo impatto e dunque non è più possibile per il campione della Master League 2022-2023 riuscire a replicare i tempi e le prestazioni che aveva dimostrato nel primo stint, quanto ancora la sua Alpine era in uno stato di completa efficienza. Intanto un secondo uno il gap tra SDM e Xiaomi Legend, Xiaomi Legend che qui rappresenterà anche un po' l'ago della bilancia, perché se dovesse ostacolare la manovra da parte di SDM potrebbe offrire a Fabio Surname una possibilità per rientrare all'interno della zona di RS. Adesso si trova a 2 secondi, quindi un distacco che inizia a pensare sempre di più. Ad ogni modo può sempre sperare in quella che è la variabile Xiaomi Legend, dovrebbe veramente sperare in una catastrofe nel compiere il sorpasso con Xiaomi Legend, ma ovviamente le speranze sono le ultime a morire. Fabio Surname sappiamo essere capace comunque di prestazioni eccezionali, dunque non sarebbe la prima volta a vederlo sotto una certa luce all'interno di questa Master League, e potrebbe regalarci anche in questo caso un finale un po' inedito. Potrebbe giocare, ha qualche carta da giocarsi Xiaomi, magari in questi giri non ha utilizzato l'Hertz, lo ha risparmiato per usarlo ora, tentare di difendersi qui sul dritto e poi nel guidato fare quel che può stando al centro della pista essenzialmente, ma non sembra così, è troppa il boost con la quale SDM arriva, troppa la velocità fornita lì dal DRS, deve fare un miracolo nel riuscire a restare nel secondo qui nel guidato, nel T2, è stato sfortunato in effetti sotto questo punto di vista, mezzo secondo più avanti e poteva difendersi un altro giro, ragionare, tarpare un po' la carica e anche lo sprint con la quale arrivava SDM. E qui adesso si complica, guarda qui in trazione alla non è un grande rischio, lì soprattutto si va sul tappetino, si cerca di sfruttare tutta la pista, Puhon anche immagino qualche difficoltà al centro della curva, in discesa tra l'altro, molto complicato, se riesce a difendersi bene qui nel T2 restando nel secondo anche di Luca Bigno potrebbe permetterselo, visto che Luca Bigno ha 3 secondi e credo almeno un avviso in più perché il giro d'uscita dai box alle combe è andato molto interno, lì il gioco è molto sensibile. Si potrebbe mettere in una zona comoda e almeno difendersi il podio e attendere anche eventuali penalità marchiate Godemaster con gli avvisi o anche un po' scare, insomma non è finita per Xiaomi, non sprofonderà come abbiamo visto fare da J-Sport che ha avuto sì quel danno al fondo ma si è ritrovato a girare da solo. Adesso Xiaomi prima si è ben difeso utilizzando la gomma rossa, adesso può mitigare questo danno al fondo grazie al DRS. E sembra averlo fatto nel migliore dei modi, rimane a mezzo secondo di ritardo nei confronti di SDM, questo sarebbe potuto essere un momento chiave della gara in cui se SDM fosse riuscito a mettere oltre un secondo tra sé Xiaomi Legend e Luca Bigno non fosse riuscito a sorpassare invece Xiaomi Legend all'interno del T2 e del T3, ecco che il pilota McLaren avrebbe potuto avere un'ottima chance di vittoria in cui avrebbe potuto amministrare fino a poi l'esposizione della bandiera a scacchi, considerando che mancano poco meno di 10 giri. Adesso avrà Xiaomi Legend il DRS, vedremo se rimarrà alle spalle, addirittura tiene chiusa la mobile quindi rimarrà alle spalle di SDM. Luca Bigno infatti si fa vedere ma anche lui decide di comunque continuare, proseguire in terza posizione almeno per quanto riguarda la 35esima tornata del Gran Premio di Spa-Francorchamps, mentre arriva un'altra penalità a carico di Zeta Pro Mauro, i consueti 3 secondi per ammonimenti multipli anche di legge e lì vicino, mentre Fabio Surname 2 secondi e 3 ha perso credo 3-4 decimi nell'ultimo giro, dunque non così tanto come probabilmente ci si sarebbe aspettato, ma ad ogni modo è a una distanza che sebbene non sia così marcata dal punto di vista del cronometro per le condizioni che sono presenti attuali sul circuito di Spa-Francorchamps, per le condizioni in cui si sono messi i primi 4 piloti, ovvero l'utilizzo del DRS a catena, ovviamente questi 2 secondi per Fabio Surname diventano un'eternità da guadagnare.
Shumi ovviamente non ha aperto l'ala mobile perché non gli conviene andare davanti, soprattutto perché poi si trova in difficoltà nel T2 a dover, oltre a combattere col fondo, ma a, diciamo, rintuccare eventuali disturbi da parte di Stemma. Quindi adesso è nella posizione più comoda, poiché non solo, ecco, tiene il ritmo di Stemma, ma si tiene anche la possibilità di poterlo attaccare eventualmente nell'ultimo giro con il DRS. Quindi nemmeno lascia andare Luca Bigno, nonostante 3 secondi di Bigno, per non avere un ostacolo in più, una variante, insomma. Quindi in questa fase si sta comportando davvero bene. C'è tanta Sport League in queste prime posizioni al 36° giro con il Gran Premio del Belgio della Master, perché Stem almeno 2020-2021 dovrebbe averli corsi in Sport, quindi la categoria regina. Ma per quanto riguarda il 50%, Schumi l'anno scorso l'ha vinta proprio contro Luca Bigno, con la quale ha battagliato più volte. Attenzione, perché qui si rischia di andare in 3, costretto ad aprire l'ala. Schumi si trova ingabbiato, Luca Bigno che si infila tra i due, incredibile manovra. E qui bisogna stare attenti a non perdere tempo nei confronti di Fabio Sorem. Luca Bigno diventa leader, Shumi Legge il secondo, terzo Stem sta rivivendo praticamente i fantasmi, i flashback che ha sperimentato nel corso delle fasi iniziali del Gran Premio, quando sia lo stesso Luca Bigno e sia Fabio Sorem sorpassarono proprio il pilota McLaren adesso inquadrato. Sono riusciti a risolvere tutto più o meno nel miglior modo possibile, infatti sempre un secondo e sei il vantaggio di Legge nei confronti di Fabio Sorem. È proprio Luigi Di Legge che sta facendo un po' da spettatore in queste fasi nel confronto tra i primi tre, e in linea teorica potrebbe essere l'unico pilota che sta risparmiando in maniera un po' più efficiente e in maniera massiccia l'ERS. Infatti abbiamo visto già lampeggiare alcune luci in fondo al KM Straight, non so se lampeggiassero per la fase di frenata in cui si trovavano le vetture o semplicemente perché i livelli energetici all'interno delle batterie dei primi piloti fossero ormai verso agli sgoccioli. Lo noteremo sicuramente nelle fasi successive, quando verranno poi inquadrati i retrotreni delle varie vetture. Adesso credo che abbia lampeggiato anche la McLaren di SDM, dunque potremmo essere in uno stato di batteria non così efficiente. Credo che sia stato invece una visione ottica, credo di essermi confuso. Non Bigno sta lampeggiando il retrotreno esterno. Sta dando il tirone Bigno, è stato sornione qualche giro, adesso ha provato ad aprire il gap nei confronti di Schumi, ma nulla da fare, è pressoché impossibile scappare, soprattutto nel T3, setup credo abbastanza simili tra i vari piloti. Quindi Bigno per un attimo a Blascimoto l'abbiamo intravisto con il LED acceso, e dalla chat ecco arriva Fabio, il buon Lopez, che essenzialmente è in cabina di commento con noi, poiché quella fase precedente alle comb per un momento pensavo si finisse anche con Bigno ingabbiato tra Schumi e Stem, è stata sì emozionante ma poco utile. Cambio della guardia intanto con Stem che si rimette a caccia di Luca Bigno. Arriva Fabio il turno, invece Schumi per un istante sembrava voler resistere, invece tiene l'ala aperta il più tempo possibile per perdere meno tempo rispetto a Di Legge, ma si accoda Fabio il turno con un giro in meno sulla gomma rossa, sicuramente una rossa nuova, così come è nuova quella per Di Legge. Ecco, ho il dubbio solo su Schumi, sulla bontà di questo pneumatico morbido, non... perché da un giro si potrebbe però far sentire nel finale del GP. 3 secondi di penalità anche per Lucky Chase, un peccato, era in un'ottima sesta posizione e attaccato a Fabio il Surname essenzialmente, quindi con la possibilità di andare a podio si complica il proseguo di questa serata. Non sembra riuscire a fare un miracolo Jay Sport, rimane lì in ottava, lui come Fabio ha un giro in meno su questa gomma rossa, ma non sembra, ecco, quel giro in meno gli permette, così come per Schumi, di mitigare il danno al fondo, altro non può fare. La mossa, come dicevi tu, del giro precedente è stata veramente molto molto dannosa per gli interessi dei piloti da Di Legge in su. Adesso Fabio è arrivato, avevano la chance di tenere a distanza il leader delle classifiche e spartirsi nell'ultimo giro a proprio piacimento quelle che erano le posizioni riservate al podio e ovviamente la vittoria. Invece adesso hanno richiamato ovviamente in completa lotta per almeno il podio Fabio Surname, che sulla carta è quello che ha una strategia un po' più vantaggiosa in virtù di, come dicevi, lo stato di usura della gomma nettamente minore, solamente di un giro, però un giro su questa gomma che verrà spremuta fino alle tele sarà sicuramente molto importante ai fini poi delle prestazioni. Soprattutto è un pilota temibile per quanto riguarda il proprio talento e per quanto riguarda ovviamente anche i punti che ha in classifica, che vanno a testimoniare ancora quella che è una bontà di guida eccellente. Luca Bigno si troverà a doversi difendere da quelle che sono le insidie di Stem lungo il KM Straight. Stem si prende l'esterno, gli concede ovviamente la traiettoria più svantaggiosa. Non ci sono grossi problemi, DRS ovviamente svolge il suo lavoro, Stem non deve nemmeno inventare strane traiettorie in arrivo al
Qualcomm per potersi prendere la leadership, rimane spettatore Shumi Legend, così come Dirige credo che stia facendo veramente un'ottima raccolta di batteria, di livelli di Earth, per cercare poi di difendersi in caso di un'incursione da parte di Fabio Surname, ma nella migliore delle ipotesi, nel caso volesse andare ad affrontare un attacco, soprattutto nei confronti di Shumi Legend. Iniziamo ad entrare nella zona calda di quello che è il Gran Premio di Spa-Francorchamps. Mancano 5 giri e mezzo al termine, dunque i piloti iniziano ad ingegnarsi, a pensare a quella che potrebbe essere la loro posizione migliore per iniziare l'ultimo giro, e così da potersi giocare poi il tutto per tutto all'esposizione della bandiera a scacchi. C'è tifo dalla chat per il buon Stem, anche incitamento per Giovi, che sì, è in decima posizione, ma sfortunato con alcune soste, soprattutto con l'ultima safety car, che dovrebbe essere stata la seconda, perché Gano si è ritirato ai box. È sfortunato perché insomma c'era Schum, quindi ha perso posizioni lì. È decimo, sì, ma 7 secondi e mezzo all'incirca, mi pare, dalla vetta, prendendo un conto al volo, e quindi assolutamente alla portata, soprattutto se non prende penalità, perché davanti a lui ci sono Tia, Cesco e il Bigno, che con anche eventuali duelli potrebbero perdere ulteriore tempo. Anche Drago lievitato dalla chat, ce lo segnalava il buon Lopez, che assolutamente non è andato, nonostante le safety car che gli hanno promesso di rientrare. Credo la scelta di restare in pista con la gomma hard usurata alla seconda safety car, mentre tutti gli altri si sono giocati le loro carte e hanno costruito la loro gara in quel frangente, non ha per nulla aiutato. Qui grande incrocio in uscita da Urush da parte dei Giovi, mentre che Bigno e Stem vanno insieme. No, alla fine credo abbia deciso di non forzare la manovra Stem e di rimanere dietro. Continuano a studiarsi lì davanti. Cesco intanto tiene botta con questa sua gomma media. Unico neo, come dicevi tu, questi 3 secondi accumulati potevano essere di sicuro un'ottima risorsa, un ottimo profilo da seguire negli ultimi giri, anche Cesco, in quanto poi la sua gomma media avrebbe avuto forse un po' più di smalto rispetto alle rosse degli altri piloti che ha attorno, e quindi avrebbe potuto esprimere con più pesantezza il proprio passo e affermarsi con maggiore sicurezza nei confronti dei rivali. Intanto siamo proprio a bordo con lui, con il Toto Aston Martin, che vedete va ad annusare quasi la benzina che viene poi fatta evaporare dal motore termico dell'Alfa Romeo di Fabio Il Surname, e si va a concludere quasi la tornata numero 39 e entriamo di diritto negli ultimi 5 giri del Gran Premio di Spa-Francorchamps. Una piccola caradata di quelle che sono le prime 10 posizioni, con le prime 5 che ormai sono ben consolidate, la sesta occupata da Cesco e la settima posizione lieta da parte di Luca Flaminio, che è riuscito a migliorare ulteriormente quello che era la sua posizione in pista. Ha sorpassato il Tia Prince, che dopo quello stint magico su gomma rossa, seguendo quello che era l'input di Shumi Legend, è riuscito a rientrare nella top 10 e con il suo secondo pit stop, in cui ha montato lo stesso tipo di mescola, è riuscito a rimanervisi in maniera stabile, così come Giovi, che guadagna un'altra posizione. Danni di un G-Sport che oggi non ha goduto di una buona luce di fortuna, soprattutto che non è decisiva, ma ovviamente aiuta a mettere a segno determinate prestazioni, mentre ci risiamo con Stem che prende la posizione nei confronti di Bigno. Forse qui Shumi Legend si era fatto anche vedere sulla Williams di Luca, alla fine decide di rimanere comunque alle spalle. Altra bagarre qui tra Giovi e Tia Prince. Giovi sorpassa il pilota McLaren, che scivola in nona posizione. Dunque ennesimo cambio della guardia, lì davanti continuano a spalleggiarsi Luca, Bigno e Stem. Forse potrebbe essere più di maggior beneficio per uno dei due piloti rimanere alle spalle per più di un giro, cercare di guadagnare quanto più airs possibile, anche alzando il piede, valutando ovviamente quello che sono i comportamenti di Shumi Legend alle spalle, e poi cercare di affrontare tutto per tutto negli ultimi giri. Non so quanto possa essere efficace questo continuo scambio, Raffa. Il problema è che mancano pochi giri ovviamente, e Stem questi ultimi giri credo sia stato buono, calmo, dietro a risparmiare. Se ha un 60%, non so se ci è arrivato, poiché sì, si riesce a recuperare, ma solo ad altissimi livelli, quindi non è così facile. E se ha almeno un 60% di Hertz, potrebbe star lì davanti e provare a difendersi adesso nei confronti di Bigno. Certo, significa scaricarlo e arrivare poi in deficit nel finale. Quindi immagino in realtà si invertiranno in continuazione, a meno che Bigno non decida di alzare, però poi si trova costretto ad attaccare perché dietro c'è Schumi. Quindi chi è più comodo in questo momento in realtà è Fabio. Dietro di lui c'è Cesco con una gialla, 3 secondi di penalità, può decidere lui almeno a livello di Hertz. Poi le posizioni in pista bisogna prendersi, perché sì, solo Bigno 3 secondi, le altre, i punti Fabio se li deve
prendere in pista, e contro piloti che hanno tutti il DRS, quindi non facile da gestire tra Schumi e Luca Bigno per recuperare un po' di batteria per gli ultimi giri. Tant'è che ecco, Bigno non ha affatto l'intenzione di andare nei confronti di Stem, ma anche lo stesso Schumi l'ho visto abbastanza lontano, credo in questi giri nessuno voglia attaccare, ne approfitterà Stem per risparmiare ancora di più anche lui nel finale. Rallenta un po' il ritmo della gara, del resto non ci sono grossi pericoli, il gruppo è compatto fino alla posizione di Alacicesco. Flaminio ha 1,7 secondi di ritardo rispetto alla Aston Martin Cesco, sarebbe comunque troppo lontano per poter poi andare a impensierire in maniera concreta quelle che sono le posizioni occupate da Stem, Luca Bigno, Schumi Legend e compagnia. Dunque può concedersi il lusso di andare a dettare il bello e il cattivo tempo in questa fase di gara a Stem per gestire al meglio i livelli energetici. Come dicevamo, siamo alla tornata numero 41, ben presto verrà iniziata la 42, quindi sempre più decisivi, sempre più importanti diventano i chilometri percorsi dai piloti in questa fase. Nessuno lampeggia più, segnale che è stata sicuramente effettuata un'ottima decisione, un'ottima strategia in termini di raccolta di energia elettrica da poi sprigionare nel motore elettrico appunto installato nelle varie monoposto. Adesso molto molto vicino qui Luca Bigno in arrivo alla bus stop, vediamo se andrà ad attaccare, si fa vedere all'interno, poi decide di staccare in maniera anticipata rispetto alla McLaren di Stem, che comunque conserva la prima posizione, ma vediamo come le vetture si snodino in maniera armonica all'interno della bus stop, seguendo praticamente una traiettoria omogenea e rettilinea. Sembrava letteralmente un serpente di piloti che andava a percorrere la bus stop, che negli anni è stata più e più volte modificata. Intanto Skoda in uscita di legge dalla Source, avrà perso sicuramente qualche decimo in questa circostanza. Fabio Surname rimane comunque ad una distanza praticamente costante di 4 decimi, quindi anche per lui sospiro di sollievo che è stato tirato pochi istanti fa. Ancora un po' più attardato qui Luca Bigno, decide di mollare la presa nei confronti di Stem. Schumi Legend non è così minaccioso alle spalle della Williams, dunque può gestire con tutta tranquillità l'impostazione di Lecombe. Credo che a questo punto Luca Bigno voglia provare il tutto per tutto nell'ultimo giro. Stem avrà forse quel leggero svantaggio, anche se non sappiamo quanto effettivamente stiano utilizzando di ERS e se Stem abbia effettivamente utilizzato ERS nel rettilineo del Cammel per difendersi da un eventuale attacco di Luca Bigno, e quindi rimaniamo con questo dubbio che eventualmente, come dicevi tu, verrà risolto e verrà chiarito solamente nel post gara. Tra l'altro, a proposito di bus stop, non ricordo la motivazione, in quale anno di preciso fu l'ultima volta qui a Spa. A Monza, se non vado errato, dopo il rogo, è orribile alla prima variante. Qui a Spa non ricordo se dopo l'incidente o se effettivamente dopo Monza quel sistema di doppia variante, diciamo, è andato in disuso, diciamo. Immagino essenzialmente per una questione di sicurezza, insomma, c'è poco spazio. Devo dire che l'installazione di una doppia variante appunto nel circuito di Monza era abbastanza affascinante come layout di circuito. Oh, questo ovviamente in linea teorica. Dal punto di vista della sicurezza era ovviamente una pietra sui piedi, però aveva un so che di caratteristico. Poi Monza, tornando su quello che è il layout odierno, in cui ovviamente le curve sono solamente 11, è tempestato da enormi rettilinei. Va bene tutto, sì, Monza sono poche curve, ma Ascari è follia, farla nel gioco non rende. Dai, ultimi due giri. Ci siamo, con adesso abbiamo visto sì lampeggiare qualche vettura, credo fosse proprio quella di Stem, infatti lo vediamo, è veramente ai ferri corti con quelli che sono i livelli energetici all'interno del suo motore elettrico. Il livello di usura delle gomme va a premere invece quella che è stata la gestione di Stem, con un 3% mediamente diviso sui 4 pneumatici. Passa Bigno davanti, adesso Stem probabilmente è in una situazione molto più vantaggiata rispetto a quella in cui si trovava pochi istanti fa, ha da fare i conti ovviamente con quello che è un ERS decisamente agli sgoccioli, decisamente quasi esaurito, che dunque non potrà dargli quello sprint e quello spunto che potrebbero essere fondamentali sul rettilineo del Cammel, anche perché Luca Bigno presumiamo abbia dei livelli nettamente superiori, sicuramente sopra il 10%, ma considerati i giri condotti alle spalle di Stem, avrà sicuramente fatto tesoro di quelle tornate e avrà rifocillato, avrà ristabilito sotto dei valori accettabili quello che è la sua batteria ibrida. Siamo pronti per darci battaglia per l'ultima volta all'interno di questo Gran Premio, all'interno di questo decimo round del circuito di Spa-Francorchamps, e ci stiamo per avventurare all'interno dell'ultimo giro, all'ultima tornata, con una penalità a carico di Luca Bigno, con un sorpasso che viene a vantaggio in questo caso di Stem, che riesce a spuntare
urla e per il rutto della cuffia in arrivo alla bus stop conserva all'interno. Sciumi cerca di provare l'incrocio di traiettoria, deve stare attento a non perdere troppo terreno nei confronti di Bigno, resiste con le unghie stringendo i denti. Quiz Dem, che vuole prendersi questa vittoria, arrivata alla pole position in qualifica, dovrebbe cercare di portare a termine la prima vittoria stagionale. Dovrà fare i conti però con un Luca Bigno che è vero che ha questi 3 secondi di ritardo, ma che ha soprattutto più batteria di lui, e soprattutto dovrà fare i conti con uno Sciumi Legend che ha fatto da buona guardia negli ultimi giri e avrà sicuramente degli ottimi livelli energetici. Troppo lontano qui Fabio Surname, potrà alla meglio riuscire a trovare la posizione nei confronti di Legge, che però avrà anche dalla sua il DRS. Arrivano adesso le prime scaramucce tra Sciumi Legend e Sdem. Sdem che concede l'interno, arrivano affiancati le comb con Sciumi Legend che può approfittare del vantaggio di traiettoria. Sono ancora affiancati, ma alla fine prevale la asse di Sciumi Legend che, nonostante un danno al fondo, riesce a inferrere questo duro colpo nei confronti di uno Sdem che si lascia sorpassare e precipita in terza posizione. Adesso è nella migliore situazione possibile Sciumi Legend, che dovrà tappare tutti i buchi nel corso del secondo settore per evitare di subire un controsorpasso e dunque perdere negli ultimi istanti del Gran Premio una vittoria. Intanto Sdem è precipitato a 1 secondo e 2 di ritardo, questo riferito ovviamente alla vettura che lo precede, quella di Sciumi Legend, che è precipitata a 1 secondo. Per cercare di capire dove finirà Bigno. Ah, l'ho detto, ok, perfetto. Ero indeciso, infatti ho visto comunque i distacchi sono riferiti al leader. Siamo ancora nel pieno della bagarre con Sdem, che non vuole mollare il retrotreno della vettura di Sciumi Legend. Avrà un'ultima possibilità qui in arrivo alla bus stop, dove la scia è lungo tratto da percorrere, con l'acceleratore spalancato potranno giovare alla causa del pilota McLaren. Intanto Bigno 1 secondo e 3 di vantaggio nei confronti di Sciumi, è ben al di sotto dei 3 secondi di cui avrebbe avuto bisogno per cercare di portare a termine la vittoria. Altra bagarre tra Fabio Surname e di Legge, che sta lampeggiando. Arrivano in qua in staccata con Sdem, che prova a prendere l'interno, prova a prendere anche l'esterno. Qui Fabio Surname nei confronti di Legge, sembra essere passato Fabio Surname, sembra anche essere passato Sciumi Legend, che rimane davanti a Sdem, quindi si prende questa vittoria. Seconda posizione per Sdem, terzo di Legge, quarto poi Fabio, quinto Luca Bigno dopo l'applicazione dei 3 secondi di penalità, sesta posizione invece per Luca Flaminio, che riesce ad avere la meglio nei confronti di Cesco, anche perché il pilota Aston Martin aveva da addizionare sempre i fatidici 3 secondi. Chiude in 8ª posizione J Sport, riesce a metterci una pezza proprio nelle fasi finali, approfittando anche lui delle varie penalità occorse ai rivali che gli stavano attorno, tra cui il Tia Prince. Chiude anche in 10ª casella, poi Drago Levitato, quindi appunti per il pilota Mercedes dopo un inizio travagliato di questo Gran Premio di Spa-Francorchamps. Ma i maggiori complimenti, credo che l'applauso e il clamore del pubblico vada ovviamente nella direzione di Sciumi Legend, che ha dovuto gestire questo danno scomodo, fastidioso al fondo, e soprattutto complimenti per un'ottima scelta strategica, Raffa. Sì, assolutamente, aperto il sondaggio in chat per votare infatti il vostro driver of the day. Personalmente il mio voto va assolutamente a Sciumi, per prima di tutto per avermi smentito, perché quando ho chiamato la prima sosta sotto safety car mi sembrava troppo presto. A questo punto in effetti sarà una domanda da fare agli altri che troveremo qui sul podio: come mai in effetti no, magari non credo, spero di no, di aver farzato un po' gli ingegneri che stavano seguendo i ragazzi, non credo, insomma sono molto attenti, mi sembrava oggettivamente in anticipo, ma quei 2 giri di troppo li chiudeva la safety car, quindi davvero bravo Sciumi nel rendersi conto di ciò. E incredibile, dovremmo chiedere una foto a Di Legge o Fabio dal loro replay per capire quanti sono 27 millesimi, poiché questo ha separato Fabio Surname da salire sul terzo gradino del podio. Bravissimo Di Legge, profondo alla bus stop, senza esagerare, perché ovviamente davanti a lui c'erano 2 vetture che altrettante si stavano dando battaglia, quindi davvero un gran bel finale. Cesco anche stava cercando un incrocio, ma più per onore in pista, per le posizioni, purtroppo aveva questi 3 secondi di penalità. Il giro veloce è stato fatto registrare da Zeta Pro Mauro, ma dovrebbe andare al più veloce nei 10, che dovrebbe essere quel 43.5 da parte di Sdem, quindi 19 punti, un bottino comodo. Solo 3 punti recuperati a Di Legge su Fabio Surname per il campionato. J-Sport 8º, stato bravo Sciumi a mitigare con quella prima rossa, con la seconda ha fatto ancora meglio J-Sport, purtroppo è andata così, quel danno al fondo non ci ha potuto far poco. Noi ci vediamo tra qualche istante per raccogliere le dichiarazioni post gara dei primi 3 classificati. Una piccola chicca, poi tra l'altro la vittoria qui a Spa-Francorchamps non era mai arrivata fuori dalle prime 5 posizioni, oggi Sciumi Legend era partito 9, quindi abbiamo anche una prima volta per quanto riguarda la vittoria ottenuta da una posizione che di certo non predisponeva, almeno prima dello spegnimento dei semafori, ad un certo tipo di risultato, quindi vanno fatti i complimenti anche per questo a Sciumi Legend. Noi ci rivediamo tra qualche istante, non disconnettetevi, mi raccomando, rimanete con noi. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao da Roberto. E allora, state bene?
oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta shock. State ben attenti. Un prodotto unico. È bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Or dunque, eccoci tornati, consueto, post gara con i primi tre classificati, quindi anche se dalla chat, oltre che votare il vostro Driver of the Day, avete dei dubbi, qualche domanda, qualche quesito che volete porre ai primi tre classificati, ovvero Shumi Legend, Stem e Di Legge, ce li potete far pervenire dalla chat. Cominciamo ovviamente con Shumi, alla quale chiedo quanto sia stato folle l'ultimo stint con quel danno al fondo e quanto invece sia stato bravissimo nella ripartenza dalla seconda safety car con quella rossa a trovare i sorpassi, perché alcuni sono stati quasi, uno all'esterno a Blanchimont, credo illegale in almeno 21 paesi. Ma perché avevo danno al fondo? Almeno così, era anche pesante, grosso, ce lo segnalava il timing. Ma no, no, tutta una gara costruita, un racconto della serata su un'incredibile difesa per il danno e poi... No, vi giuro, non lo sapevo. Anche perché il DMF non mi ha detto nulla. Quindi non saprei dire quando ho avuto questo danno, forse con il contatto con J-Sport. Però non lo so, quindi non sapevo di averlo, sinceramente. Il problema alla fine è stata che la gomma mia era usata dalla qualifica, quindi era, quando sono uscito ai box era al 7%, che è una differenza enorme qua a Spa. Comunque c'è da dire che ho fatto purtroppo l'ennesima brutta qualifica, non che abbia fatto un tempaccio, perché 41,3 non era lontano dal mio best, era solo i due decimi, però... Cioè, parti nono, che devo fare? Mi devo un po' inventare le cose, no? E, diciamo, la situazione non era male, perché ero quinto, cioè ero sesto con Bigno penalità e dietro erano staccati di 2 secondi, quindi non era male, ero in lotta per le prime posizioni. Poi quella safety mi ha dato molto fastidio, perché mi sono ritrovato dietro a Giovi alla sosta e ho perso la posizione su J-Sport, che era staccato di 2 secondi. Però vabbè, merito di Giovi, che ha fatto una gran qualifica e teneva bene il ritmo lì davanti. Poi forse l'episodio che mi farà perdere la gara, probabilmente, non lo so, il contatto con J-Sport. Io ho provato l'attacco, non era un attacco kamikaze, perché non sono arrivato lungo, quando ho staccato ero dietro con le mie ruote anteriori alle sue posteriori, quindi forse questa è la regola che mi fregherà, però io non ero un attacco kamikaze, io ero, mi sono buttato all'interno, c'ero nella linea. Poi lui, secondo me, ha sterzato un po', come se volesse fare la traiettoria senza che io c'ero. Se il regolamento mi deve penalizzare, mi penalizzano, però dal mio punto di vista non è stata una scorrettezza, anche perché poi l'ho fatto subito ripassare, proprio dopo 20 metri, non sapevo che aveva perso il DRS, quindi lì per lì poi l'ho ripassato anche per cercare di raccodarmi i primi. Però la posizione gliel'avevo anche ridata, poi dopo ho capito che aveva danno, io per esempio neanche sapevo di averlo. E poi nulla, ho deciso di mettere la rossa, perché onestamente lì non avevo più niente da perdere, in generale in questo campionato non. Purtroppo le ultime 4 gare, il calo che ho avuto mi hanno un po' così, mi hanno un po' messo in una situazione in cui devo rischiare. Ero in gruppo con Tia ha detto Ardo doppia rossa, io sono andato per la doppia rossa e ha funzionato almeno nella prima parte, perché la rossa nuova ho superato tutti, me ne sono andato,
Però non sapevo, non pensavo che la rossa usurata perdesse così tanto, invece proprio non c'era. Poi se mi dite che avevo anche danno, peggio ancora. E l'unica cosa che potevo fare era far passare Bigno e Sdem e accodarmi a loro alla fine. Sapevo che Simone non aveva Ers, quindi sapevo che potevo avere una chance sul finale. È stato l'ultimo dell'istinto è stato infernale, perché la rossa usurata e a quanto pare il fondo rotto mi rendevano la vita un po' inguidabile, pensavo fosse solo per la gomma. E niente, poi ho fatto l'attacco su Simone, forse con, sapendo che potevo perdere la gara post, quindi non è che avessi tutta quest'ansia. E nulla, cioè mi fa piacere essermi un po' ritrovato dopo le ultime gare, purtroppo so cosa è dovuto il mio calo, non è una cosa legata al gioco, perché la velocità più o meno ce l'ho, sono varie cose, diciamo. E mi dispiace perderla post gara, se sarà così, però sono quantomeno, cioè quantomeno mi sono in pista e mi sono divertito, dai. Molto bene, grazie mille. Altrettanto io spero di no, perché non significherebbe dover modificare per gli eventuali lights, Blu-ray, sintesi di fine stagione. Ogni volta bisogna poi rimettersi lì con tre pedine che si sacrifichino per darmi una mano a rifare le cinematiche del podio. E anche per l'interesse del campionato, non so a Jay quanto converrebbe che tu venga penalizzato. Scusa Fabio, non avrei dovuto dirlo, però insomma, sarebbero tre punti che ne sai, magari a fine stagione. Andiamo avanti comunque, passiamo al secondo classificato, Simone Fracchiolla, One Slam, che non so quanto hai potuto prendere spunto dai devasti avvenuti ieri in Pro League. Ecco, la ripartenza subito dopo l'uscita di Blanchimonte, bella studiata, molto bravo lì. Allora, sì, studiata, adesso con calma, con ordine, spiego un po' tutto. Allora, innanzitutto la qualifica, ho fatto un buon tempo, potevo fare 8, solo che ho sbagliato la staccata del Kemmel e ho anche cannato la bastoppa, quindi secondo me potevo fare ancora meglio, però sostanzialmente va bene così. Sapevo anche che partire davanti non sarebbe servito a niente, perché poi sarebbe successo quello che è successo. La mia intenzione era quella di far stare davanti Fabio, solo che Fabio era praticamente un chiodo davanti, era piantatissimo e non riuscivo a stare dietro, ecco, per cercare di stare tranquillo, perché se io sto davanti poi non riesco a far ritmo. Allora il mio intento era di far stare avanti Fabio in alcuni giri. Infatti se si vedeva io facevo un po' di zigzag per fargli capire, ok, adesso vai avanti tu, adesso prova a tirare un po' tu, quindi cercavo un po' di fare un po' questo cambio di posizioni. Poi c'è stata la sosta, mi sono fermato, ho fatto giustamente gialla, ho cercato di tenere sia Fabio che Giovi che stavano andando via, poi sono riuscito a passare Giovi e sono rimasto dietro a Fabio, che abbiamo provato a tirare un pochino. E poi è arrivata l'altra safety, che sostanzialmente non me l'aspettavo, però comunque un po' aveva pareggiato un po' le gomme gialle di prima, le prime gomme gialle, perché ci siamo fermati un po' prima rispetto alla prima sosta. E poi niente, poi avevo Luca Bigno davanti, cioè avevo Luca Bigno vicino che aveva 3 secondi, quindi io nella mia testa mi sono detto raggiungiamo prima Sciumi, lo passiamo e poi cerchiamo di allungare, solo che poi la gomma è morta a un certo punto, non riuscivo più a andare, e allora ho detto facciamo stare davanti Bigno, solo che Bigno continuava a dare fastidio, trick, track, truck, non ho capito bene. Negli ultimi 2 giri mi sono detto lo faccio stare davanti, così almeno al penultimo, cioè all'ultimo giro lo passo, o mi posso poi difendere da quelli che arrivano dietro, ecco. Quindi ho cercato di lavorare questo. Solo che c'era Sciumi che, diciamo, era fortissimo, cioè aveva più ers di me. Ho cercato di difendermi in tutti i modi, però lui ha voluto per forza attaccarmi. E nella mia testa mi sono detto, ma perché devi attaccarmi, santo Dimani? Cioè, vabbè che gara, però vabbè, comunque, niente. Poi ho cercato anche di difendermi con l'ERS nel finale con Luigi e Fabio, che mi stavano arrivando veramente vicini, e io fortunatamente sono riuscito a star davanti. E niente, io spero adesso nel post-gara, perché gli voglio un mondo di bene a Matteo, però sostanzialmente io preferirei che la vinco io questa gara, perché già c'ho ancora, non ho ancora digerito la possibile vittoria nel 2021, quando Melissano vinse davanti a me
e pensai che potesse essere penalizzato, invece non lo è stato. Qui io spero, perché se no veramente sarebbe la seconda gara in Belgio che non riesco a vincere per una possibile penalità che ha preso il primo. Comunque tutto sommato sono contento, finalmente un podio meritato. Beh dai, in Belgio mi pare arrivò la prima vittoria in prime, mi ricordo. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. E a proposito di eventuali ricordi, siccome Lore tanto lo sa, stiamo lavorando al suo 200° video, alla gara, al video sulla sua 200° gara nei campionati FIT, snocciolavo le statistiche e ho notato che sei il pilota con più pole, nella, considerando tutte le varie categorie su Formula Italian Team. Questa sarebbe la 26esima, dietro di te c'è Alberto 2-2 a 23 in attivo, Just Lawler a 17 e Flaminio a 17, quindi la pole almeno quella è confermata, poi la gara dai, si vedrà nel post-gara. Io spero più che altro di arrivare anche a 200 gran premi e voglio anch'io il video come è stato fatto al buon Luca Flaminio. Per favore, il più tardi possibile, però non farmi come Lorenzo. No. Già c'è Patrick che ha cominciato a fare come Lorenzo, che corre in tre categorie ogni settimana, è un disastro così. Comunque sì, dai, va bene, grazie mille. Andiamo dal terzo classificato, il buon Luigi Di Legge, e oltre anche per lui il racconto della serata, se domando, anzi non se domando, domando effettivamente poi dopo il tuo racconto del GP, di qualifica e gara com'è andata, se magari la scelta di Schumi magari tratto un inganno Kaiser Matte, ne dubito perché è attentissimo sul fatto di non fermarsi, di non farla questa doppia rossa. Buonasera, no, non ci ha preso di alla sprovvista, anzi ci sarebbe stato un crollo abbastanza marcato che ci avrebbe poi raggruppato tutti, soprattutto visto il passo che ha fatto Simone all'ultimo stint, che veramente era eccezionale. Parlando della gara, un'ora prima della gara ero in alto mare, poi chiede anche a Matteo, te lo saprà dire, insomma abbiamo fatto una lobby, non stavo in pista. E di solito ti consigliano sempre di non cambiare il setup in gara ufficiale perché succede un macello, a me no, a me mi ha svoltato la serata perché la macchina è andata benissimo. Tutto sommato diciamo che la safety car di Mike Mai ci ha un po' scombussolato i piani, però l'importante era insomma mantenere il podio. Un anticipo che non ho forzato il ritmo su nessuno, né su Schumi né sugli altri, perché insomma mi avevano avvertito che era passibile di penalità post gara, quindi non ci avrebbe avuto senso sacrificare un podio per magari tentare un attacco un po' aggressivo, anche perché avevo visto animi caldi, quindi non me la sono sentita, non ho spinto, ho gestito, ho cercato di coprire più che altro su Fabio, visto che comunque c'è una riduzione del gap in classifica che è molto importante secondo il mio punto di vista. Sì, resta l'amaro per non avere ancora una gara quest'anno, ma onestamente, vista la costanza di rendimento, mi interessa relativamente, perché il campionato si vince portando tanti punti, non è quello il mio obiettivo era quello di fare bene, però adesso siamo in ballo e balliamo, insomma, perché era importante stare davanti a Fabio oggi, non mi sarei mai aspettato di riuscirci, perché onestamente il passo non era un granché prima della gara. Invece poi nella gara ufficiale è migliorato parecchio, addirittura nel terzo stint avevo dei punti dove andavo molto forte, quindi sono riuscito a gestire bene il gap. All'ultimo c'è stata una piccola incomprensione, perché all'ultimo giro alla bus stop Simone si è portato sulla destra per difendersi da me, Fabio si era portato esterno, però poi nel richiamo della bus stop in uscita, insomma, quei 10 centimetri che cambiano tutto, mi hanno regalato insomma un ottimo podio. Adesso vediamo nel post gara. Faccio i complimenti sia a Simone che a Schumi perché andavano veramente forte e niente, insomma, siamo molto soddisfatti, dispiace solo per Marco perché veramente è in un periodo decisamente no, dopo Silverstone non gli sorride la classifica, non gli sorride nemmeno la gara singola, viene praticamente tirato fuori con rottura del fondo in ogni gara, non è proprio una cosa piacevole, soprattutto in ottica costruttori, però lo vedo allenarsi ogni giorno, so quanto va. E so che senza gli inciampi, non dovuti a lui ovviamente, può fare molto bene. Quindi insomma, siamo abbastanza fiduciosi per il continuo della stagione.
E proprio sul costruttore volevo domandarti, poiché oltre nel piloti, la serata no per Trago, Fabio appena dietro, insomma anche Jay in difficoltà, un po' di scrematura lì si è fatta, proprio nel costruttori, in giornata l'ufficializzazione del ritiro da parte di Lele Sallo, quindi Alfa Romeo perde una pedina importante, forse il terzo pilota Fiorino potrebbe fare qualcosa, in Alpine è andata male a Jay, peggio addirittura Zeta Pro Mauro, in Ferrari insomma ok il ritiro per Ganu, però... Dai, mezzo sorriso, per carità. Io vi inviterei a stare vicini perché vincerlo per mezzo punto sarebbe bello, però poi perderlo per mezzo punto credo mi tirate tutto. Quindi è una serata, ecco, una serata importante come snodo per il campionato, credo sia piloti e costruttori, oppure è una serata ancora lunga, anche se siamo alla decima gara di 17. È una gara importante perché oggi veramente sono riuscito a mettere le ruote davanti ai rivali diretti e questo ci consente di guadagnare punti sia sui piloti che sui costruttori. L'Alfa Romeo gioca attualmente a pilota unico, ad arma singola e quindi sebbene Fabio sia molto veloce ci può stare che quando non gli gira bene insomma possa perdere dei punti. Credo che comunque la classifica sia abbastanza delineata lato costruttori che vede quindi Alpine, Alfa Romeo e Ferrari contendersi la leadership. Oggi era importante. Oggi era importante perché l'anno scorso abbiamo perso dei pochi punti e non capitava spesso che Jacopo avesse giornate no insieme a Mauro, quindi tocca mettere tutto fieno in cascina e portarselo avanti il più possibile perché se non è un obiettivo la vittoria del campionato piloti da parte mia, lo è però quello costruttori. Perché quello, il modo in cui l'abbiamo perso l'anno scorso un po' mi brucia e so che farebbe molto contento anche Marco, quindi quello è l'obiettivo dichiarato. Molto bene, grazie Luigi. Proprio sul costruttore, per un momento è comparsa la grafica in sovraimpressione con la classifica, al netto dei risultati ufficiali, AS 144, seconda forza, quindi ricoinvolgo Sciumi per... No, ma magari, come ci ho detto in precedenza, non è l'obiettivo del campionato nel piloti, ormai è andata così, però magari il costruttore potrebbe essere una buona motivazione per te, Giovi, che vi abbiamo sempre visto essere anche i piloti più... coraggiosi sotto alcune scelte strategiche, ecco, Giovi a Imola ne ha passati 10 in pochi giri, tu oggi hai fatto il Giovi di Imola essenzialmente, o lo Sciumi di Spa. Secondo me in realtà è proprio sulle scelte strategiche che ultimamente ho peccato molto. Tanto per dire, Silverstone, anche se fui sfortunato con la, come si chiama? Con l'interruzione della gara proprio dopo la mia sosta, però anche in Austria, quando finì di piovere, fui l'unico a montare la soft, tutti i media, e lì ho compromesso la gara. In Ungheria stessa cosa, perché ero quinto, per dire Jay era dietro di me. E ha vinto lui e io mi sono fregato la gara perché ho deciso di continuare, ma tutto questo perché semplicemente mi sto allenando la metà dell'anno scorso e quindi non conosco effettivamente o la durata delle gomme o gli intrecci che si possono fare con le strategie. Quindi proprio sulle strategie in realtà male, ecco, la velocità in gara c'è. Però non basta in questo campionato perché tutti sono veloci in gara. E in qualifica soprattutto, in qualifica sono dei mostri, io non so come fare, quindi purtroppo è così. I costruttori, secondo me, io e Giovi siamo una delle coppie più forti. E, purtroppo la classifica come la leggi te adesso, seconda, non si può valutare perché se mi danno penalità posso anche finire tipo nono, quindi che siamo finiti tutti vicini, quindi poi c'è uno sbalzo di punti enorme. Onestamente a questo punto io non guardo niente, cioè mi cerco di ritrovare me stesso gara per gara. Purtroppo in questo periodo della mia vita non riesco ad allenarmi come l'anno scorso, come gli anni passati. Non ho proprio né il tempo né la voglia, purtroppo. Non è un alibi? Non è un alibi assolutamente, perché se qualcuno fa più punti di me vuol dire che è stato più bravo. Però non sono in condizione per poter garantire prestazioni di questo livello ogni gara, ecco. Quindi cerco di divertirmi e sinceramente come va, va.
E niente, comunque se la vincerà Simone sarà meritato. Molto bene, grazie mille. E rimaniamo sempre in tema costruttori barra secondo pilota barra in realtà terzo pilota, coinvolgendo di nuovo Stem, che è, purtroppo per il bene di Best Pass si è visto orfano del suo secondo pilota con Best, che con il Fit Draft è sceso in Pro League per insomma magari trovare più gioia e gaudio. Salito un buon tee e Master questa sera, magari una pista dove si spostava più a suo agio. Ecco, quei due giri credo gli hai chiesto, Tia, lascia fare, rimani dietro due giri, poi dopo prossimo. Vi saluto, vi saluto, buona serata, complimenti a Simone e anche a Luigi. Guarda, allora, per rispondere ti dico, gli avevo detto lui mi aveva detto in un momento, Simo, o ti sto dietro o ti passo per cercare di dar fastidio a Fabio, cosa faccio? E ho detto stai dietro, perché io lo so come ti è. In quei momenti lì lui aveva la rossa nuova e noi avevamo la gomma gialla un po' usata. Ci ho detto stai dietro, perché se poi la gomma rossa ti va via, non riesci più a tenere il ritmo di Fabio, io poi Fabio lo saluto, arrivederci, grazie. Quindi ho detto stai dietro, fatti i cavoli tuoi e fammi fare. Quindi è andata così. Poi per quanto riguarda Vespa, guarda, allora io non l'ho mai frustato, non gli ho mai detto Davide allenati, fai quello, cioè devi allenarti, perché non gli ho mai dato pressione. Ecco, io gli ho sempre detto fai quello che puoi e cerca di divertirti. Ecco, solo che purtroppo essere sempre lì dietro ultimo, anche non riuscire ad attaccarsi agli ultimi del gruppo anche nelle piste a trenino, diciamo non è gratificante, soprattutto per lui. Quindi da una parte sono contento che lui è passato in Pro League, ma non perché io non lo volevo come compagno di squadra, ma perché più che altro almeno andava in un campionato dove ci sono piloti che almeno si può battagliare qualcosa, si può divertire di più, ecco, quello è. Dall'altra invece sono dispiaciuto, perché sostanzialmente sono ancora da solo e sì, va bene Tia, però cioè, spero di avere più che altro in futuro un compagno di squadra che già ho in mente un nome, ma lo dirò ovviamente a fine stagione, perché adesso non voglio spoilerare niente. Questa persona già lo sa, alcuni già lo sanno, probabilmente anche il buon Luigi lo sa, però io non voglio ancora dire niente in diretta, ecco. Però lo scoprirete praticamente nella fine stagione chi vorrei avere come compagni di squadra l'anno prossimo. McLaren che droppa la livrea così da un giorno all'altro, Slam che ci fa aspettare la fine della stagione, va bene, lo accettiamo. Va bene, grazie mille Simo, libero anche te Luigi rapidamente, in effetti perdonatemi se sono andato lungo. Grazie, buonanotte a entrambi. Ah, nessun problema Raffa, buonanotte a tutti. Grazie, ciao Luigi. Ringrazio, ne approfittiamo ringraziando e chiedendo scusa anche a Shumi per essere andato lungo, dicendo che è stato eletto Driver of the Day, e ringrazio ovviamente anche il buon Matteo M per l'aiuto al commento di questa serata fondamentale ancora una volta. Ovviamente è sempre un piacere e vi auguro anch'io una buonanotte e una buona serata. Ringraziamo ovviamente la DG, chi nel corso della settimana ci ha aiutato e continuerà ad aiutarci, perché venerdì è la volta della Prime League a scendere con le ruote in pista sul circuito di Spa, quindi non è finita per quanto riguarda i campionati FIT in Belgio. Poi pausa settimanale e ci ritroveremo venerdì, direttamente il successivo credo, perché dovremmo riprendere il rullino di marcia classico con la Prime prima della Sport. Ecco, adesso al volo un vuoto di memoria, lo vado a controllare al volo nel calendario. Sì, è così, per il 19 gennaio, quindi questo venerdì la Prime League in Belgio, e poi il 26 gennaio non fa la pausa la Prime, recupera la pausa in più, la settimana in più di pausa che aveva fatto all'inizio di questo 2024. Quindi andremo in Olanda con per prima la Prime League. Anche da parte mia, Raffaele Lolli, per voi Roshi è tutto, ci vediamo sui vari social, Instagram, Facebook, Telegram, dove vi pare, targati Formula Italian Team, e sul sito www.formulaitalianteam.com. grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo in giro come detto sui social, grazie ancora e buonanotte.